Perfetto. Oh, porco Dio. Che forte. È un po' tardi, ma sono sicuro che se non la faccio stasera, domani torno stanco a merda e non faccio un cazzo. Quindi già mi conosco. Cos'è che ho fatto l'altra volta? Un botto di PvP, mi pare. C'è un botto di PvP. Infine, abbiamo fatto più PvP che altro, quindi. Sono in live. Sì, perfetto. Buono, vedo che la connessione stasera vado a Dio. Allora, sì, proviamo. Dovevamo andare a fare il boss più inutile della storia. Quante volte ci morirò? 5, 6, 7, 8. Di più? Chi lo sa. Quindi, allora lì c'è un cavaliere. Qua ci sono due cavalieri. Questi mi conviene ucciderli. Ah, bene. Ok, stunno come si deve, quindi che mi piace. Ah, questo è lo stronzo, sì. No. Ah, qua c'è un falò che non mi serve a niente prendere, se non sbaglio. Oh, che merda. Merda. Ma Madonna. Ok. No, no, non è andata secondo i piani, va bene. Ovviamente 165 nemici anche in questa zona. Che sono mezzo rincoglionito. Allora, quindi quanti nemici abbiamo? Allora, abbiamo sti tre cavalieri. Cioè, mi ha anche aggrato quello a chilometri di distanza. Abbiamo i tre cavalieri. Che questi sono abbastanza minchia. No, fatemi il più danno, per favore. Sì, non stavo scherzando. Ok. Oh, buonasera, fai. Hola, hola. Settimana un po' piena. Sera. Sì, beh, posso capire perché è odiata dai speedrun. È stata una fa veramente cagare. Tutti i corridoi stretti con. Sì, questo spacca la cosa. Tutti i corridoi stretti da far schifo. Cioè, non è l'ideale per la strategia da speedrunner. Allora, facciamo una cosa. Tiriamocene il più possibile qua. Tiriamocene il più possibile qua. No, ancora uno. Minchia, meno male che non può premere quello là, il tasto. Oh, sto sbagliando, sto. Oh, no! Ha fatto la trovata in famiglia. Oh! Voilà. No, settimana normale, dai, normale, ho fatto un cazzo. Mi sono messo un po' relax, cose, solite robe, allenamenti, cose. Au, au. Dai, spacca quella cosa, spacca. Vabbè. Quanto ci metti a spaccarla? La spacca in 6 secondi, ce l'abbiamo fatta, grazie. C'ero riuscito, cara. Ha fatto la rotolata in salita e ha volato oltre. Porco due. Ora mi cos'è. Rimane rotta quella cosa, ovviamente. No, non ho voglia di combattere 18 cavalieri ogni volta che muoio. Questo più che altro è pigrizia la mia, semplicemente non ho voglia di. Però se sarò costretto. Ok, uno. Mi ricordo che quello lo spaccava in 6 secondi quella piattaforma. Allora. Uno. L'altro, viene. Ok. Due. Tre. Sì, ma da.
Che è successo, Willig? Ah, lo Starlock. Puoi spaccarla prima sta cosa. Una volta mi ricordo che la spaccavi in 6 secondi, che non facevi neanche a tempo a correrci. Vabbè, senti, andiamo avanti. Cerchiamo di fare qualcos'altro di intelligente. Cioè, muori dentro, proprio. Diciamo che deve arrivare. Figurati se non arrivava quello. Ok. Beh, la cadete, coglioni. No. Vai, qualcuno è caduto. Madonna, quanti sono? Porco due. Allora. Cosa c'è là dentro? Vediamo se posso. Cerchiamo di fare una furbata. Funziona? Funzionerà? No. Sì? Figurati se cadono. Possono entrare qua dentro? Sì, possono entrare anche qua dentro. Ok, portiamo. Dio! Oh, Madonna. Madonna, l'assassino. Oh, vai, perfetto. Va benissimo, vai, vai, butta. Grazie. Figurati. Minchia, mi sta. Ma stunnato la camminata. Non so come definirla. Mi ha fatto andare lento in camminata. Scusa. Ciao, perfetto, possiamo scappare. Che strategia di merda che ho fatto, però se funziona va bene. Non mi lamento. Tu da dove arrivi? Vabbè. Ovvio. Oh, ovvio. Oh, ovvio, 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 ovvio. Oh, cos'è? L'esame. Minchia, è vero, porco due. L'ho letto ieri quello di Miura. Che schifo quello di Miura, mi è dispiaciuto un casino. Non tanto per Berserk, ma per lui, poveraccio. Oh, porco. Quanto dura l'animazione di attacco di questo nemico? Sì, cioè niente, ok, grazie. No, ho sentito di Miura, porca puttana, che schifo. Cioè, poveraccio proprio, una morte nel film merda a fare. E questo fa pure un dolore cane, quella dissezione dell'aorta, fa un male cane. No, non ti capisco. Oh, ma porco due. Cosa ma... Oh, ma figo! Ma ci rimbalzi contro come se fossero macchinette scontro, ma che cazzo? Cioè, veramente, quanti cavalieri... No, io non ci ho voglia di uccidere tutti i cavalieri, davvero. Guarda, ci rimbalzi, non sto scherzando, cioè, io non mi sto muovendo. Sembra quasi ci rimbalzi sopra di loro, ma... Proviamo ad attivare questo, vediamo se mi aiuta. No, perché ti ho fatto ricordare quello? No, ci sta, quella della mano. No, nella mano. Mi ero bucato una mano, me l'ho buttato. Mi è caduta l'asta sulla mano, me l'ho tagliato. Poi si è tagliato via il mignolo. Ci sono andato vicino. Questo fa Assassin's Creed. Vabbè. Da notare che poi c'è anche. Non questo arciere, ce n'è un altro di arciere. Ok, facciamoli venire tutti qua. Dio, sti attacchi. Via, 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 via. Ah, è vero, c'è anche la ne. Ovvio. Oh, perché no? Ah beh, ovvio. Perché no? Ovviamente.
Madonna, Madonna, non so cosa è successo, Madonna. Boh, sono morto. No, sì, non lo so. Sì, sono morto, sì. Ma porca troia, sti cazzo di hit di merda che fanno. Non so quanti ne ho uccisi con queste trappole, ma va benissimo. Se riesco a entrare nella nebbia, sto da Dio. Entra nella nebbia, per l'amor di Dio. Ok, grazie. E cosa ci sarà qua? Non mi ha visto. Oh, mi ha visto questo, figura. Ovviamente. Vorrei bere, ma sono sicuro che ho sei nemici alle spalle, ecco. Ah, ovvio. Ah, ovvio. Yes, ya, sì, oh. Capolavoro di zona. No, che succede? Ovvio. Uccidiamoli tutti. Non ho altra scelta. È impossibile passare. Non c'è altra scelta di uccidere ogni nemico. Adesso la rompi ovviamente la passerella, giusto? Che sei puttana. No, ma mettici 6 anni in più a rialzarti, per favore. Ah, vabbè, c'è. Madonna, che gioco di merda. No, tutto bene, ragazzi. Ho fatto una settimana normale. Mi è spiaciuto solo per quella cosa lì, porca puttana. Ovviamente, morto Miura, sono andato a vedere così, che sapevo che sarebbe successo, sono andato a vedere su eBay. Il prezzo dei fumetti di Berserk è tipo raddoppiato. Cioè, la gente mette a prezzi folli la prima edizione. Una roba. Figurati. Sti attacchi di merda che. E che PG volevi creare, Ushu? Ah, ma per te? Il miglior posto dove sono stato. Per me, le due città più belle che ho visto sono state Edimburgo. Che è un. Ma no, ovviamente è una carriera d'armi. Ovviamente. Oddio. Cosa sto facendo? No, aspettate. Edimburgo e Lijiang in Cina. I posti più belli dove sono stati. Assolutamente. Due città bellissime. L'opera di Miura. Boh. Ah sì, fumetta. Sì, abbastanza in fretta qua c'è. L'opera di Miura se verrà. Madonna mia, sto attacco di merda! Ovvio. Zero frame di animazione. No, attacchi istantanei. Ci si può muovere in sta zona di merda? Cioè, davvero, ci si può muovere? O tutto a 0 frame di attacco? C'è un qualcosa o. No, comunque stavo dicendo, prima interrompesse. Questo è l'unico attacco schivabile. Non so, la storia, non lo so se Berserk continuerà, perché alcuni dicevano che Miura avesse lasciato la roba scritta ad altri. Non lo so. Oh, porco. Comunque dicevano. Sì, che aveva lasciato la storia ad altri. Poi c'è da considerare che molte delle. Cioè, molte. Parte dei disegni negli ultimi capitoli fossero disegnati non da lui, ma anche da altri. Comunque, perché aveva lasciato disegnare alcune tavole da altri. Ovviamente, questo ti stop attaccando. Quindi non lo so. Io sinceramente se la storia è fatta da lui, scritta proprio da lui, che cioè, ha lasciato le indicazioni su come fare e tutto, e la fanno, disegnano bene tutto. Porca troia, ma fatemi.
Se seguono quello che doveva fare lui, porca troia, stagione di merda. Ok, però, cioè, fatto bene. Io un finale l'avrei voluto vedere. Mi spiace che rimanga così, mi fa un po' girare il cazzo che sia una cosa così incompiuta. Mi fa un po' ridere. Io giuro su Dio, quell'attacco che fanno dall'alto per me a volte va più veloce, a volte più lento. Giuro su Dio. Non mi sembra sempre uguale. Non mi sembra. Devo correre prima che arriva lo stronzo. Figurati. Ovviamente lo mettevano lì. Ovviamente veniva messo lì questo. No, non c'è niente nella campana. Non c'è boss. Non c'è niente. No. Non c'è un cazzo. Non mi serve a nulla. Se fosse stato un boss l'avrei anche fatta la campana. Però andare lì a non fare un cazzo. Mi sta passando la voglia di fare sta zona, ne sto per andare davvero. Guarda, non ce la fai. Ne sto per andare a fare un'altra zona. Questa fa veramente schifo. Ma veramente ta. Wow, guarda. Ora devo schivare 300 attacchi istantanei. Perché c'è sto testa di cazzo che deve arrivare. Ma eri con l'arco! Eri col fottuto arco, eri! Ma non cadono, poi non cadono. Corrono precisissimi sulle cazzo di passerelle. Devo togliergli le passerelle per forza, non ce la posso fare. E ovviamente ha fatto l'attacco. Quanto mi ha tolto la lava? Ci sono stato un centesimo di secondo. Oh, mamma mia. Che schifo. Non c'erano così tanti nemici in sta zona, sono sicuro che non c'erano. Non c'erano sicuro, cioè, me lo ricordo. Me lo ricordo. Questi due qui non c'erano. Questi due non c'erano. Questi non c'erano. C'era solo sto stronzo che. Che sto stronzo spaccava subito la piattaforma. Mi fa ridere che hanno rallentato la distruzione della piattaforma da questo per permettere a questi due di raggiungerti. Cioè, l'hanno fatto apposta, guarda. Ovviamente. Tracking della Madonna, perché figurati. Bevi, bevi, per l'amor di Dio. Ovvio. 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 Bevi! Dio bono! Ah, la zona campana serve a quello, non ci penso nemmeno, non mi fa tutta quella, ma la zona campana fa schifo in sta parte. Insomma, ho fatto non cadere di sotto. Che manica di incompetenti quelli che hanno fatto sto gioco. Vediamo se riesco a fare una cosa di sto genere. Qualcuno cade di sotto? No, figurati. Tutti e due! Mi hanno preso. Ma non è neanche lava, sono cazzo di carboni ardenti. Nella realtà ci vai a piedi nudi se corri veloce, ma rimatrovai. Sto gioco sembra che stia toccando acido solforico. È infattibile sta cosa. È infattibile. È attualmente infattibile. Vado a vedere qualche speedrunner come la fa, perché non vedo una maniera di farla sta parte. Allora, facciamo una cosa. Facciamo i giri lunghi, perché non so come superare questa parte, giuro. Mi ha colpito attraverso, ovvio. Sto cazzo, corriamo. Ovviamente, grazie Chestus. Dobbiamo uccidere tutti, ogni singolo nemico, perché un esercito.
Oh, ovviamente la stoccata. Ovvio, figurati, perché, perché non fare altro? O esce in mezzo secondo o esce in 6 anni la stoccata. Perché fare un'altra mossa? Non mi segue nessuno. Bene. Lo stunni. No, veramente io quell'attacco lo dico, lo continuo a dire, esce in tempi differenti, esce, non c'è cazzi, non c'è cazzi. O ci mette 6 anni o ci mette mezzo secondo, non lo sai finché non esce. C'è cazzi, è impossibile. Esce sempre, non è normale. E scappiamo. No, lì c'è un altro che mi aspetta, mi conviene uccidere qualcuno di questi. Ma non mi stanno seguendo. Bene, bene, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Sì, sanno perfettamente quando è il momento. Guarda, guarda che è uscito prima. Guarda che è uscito prima. Ho sempre avuto il tempo di tirargli 2 colpi, è uscito prima. Questo con l'arco, sta testa di cazzo. Qui è il muro, meno figurati. Ovviamente prendevo il muro perché le hitbox di sto cazzo di gioco sono quelle di Roblox, le hitbox di sto gioco sono quelle di Roblox. Uguali. Anzi, forse Roblox sono fatte. Quelle di Roblox sono fatte meglio di hitbox, cazzo. No, comunque, no, non riesco a tenere il filo perché il discorso è che Dio buono sta a parte, Dio buono. Guarda, guarda che mi attacca subito. Guarda. Adesso attacca anche lui, meno male. Ce l'abbiamo fatta. A fare fuori una parte. Vieni qua. Brucialo, brucialo, brucialo. Quanto fa male sto fuoco? Cioè, vi ricordate quanto toglieva un drago? Cioè, vi ricordate quanto toglieva il drago a un nemico normale? E sta cazzo di testa di toro nel muro toglie di più? Ah, ma... Ah, è vero, mi avete detto Sabaku sta giocando qua sul 2. Non so perché. Ok, scappiamo. Allora, non devo... Mica se muoio veramente ne tiro uno. Ovvio. Ovvio che il primo colpo mancava. Ovvio che il primo schifo di colpo avrebbe mancato. Ovvio. Figurati. Dai, scendi. Tanto, lo so che ti attivi quando sto scendendo. Che sei la classica trappola di merda. Ovvio. Ce l'abbiamo fatta. Mettiamogli variazioni della durata dell'attacco e della cosa, giusto? Perché così lo rendiamo più difficile. Questo ho messo nel corridoio tipo Pinky di Doom. Cioè, mi piace come la mazzata in basso mi rallenta quando sono a 6 km di distanza, come se fosse un terremoto. Cioè, dico mi piace in senso sarcastico, ovviamente, perché mi piace per un cazzo. Sì. C'era già il persecutore, c'era già. Madonna, che gioco di merda. Che gioco di merda. Guarda, te lo fa scendere a po'. Madonna. Mamma mia, cioè, te lo fa scendere apposta così sei bloccato. Madonna. Aspetta, questo dia un fuoco. Che schifo. Qua c'è la scala nascosta. Usiamola e vediamo cosa farò. Allora, io mi ricordavo che scendeva quella cosa, però non ero sicuro che scendesse quando si attivava il nemico. Pensavo ci fosse un tempo o qualcosa, invece no, cioè si attiva, scende. No, adesso mi fate attivare sto cazzo di falò, non mi ricordo. So qua c'è Alt F4. Che sta zona non la rifaccio, sta zona di merda. Ok, perfetto, adesso possiamo combattere. Adesso possiamo combattere.
Ma si sì, tolgo anche sta merda. Boh. Qua c'è anche Black Fa. Ma dove siamo? Ah, ok. Io pensavo ci fosse un timer a quella parte, che mi ricordo ai tempi sono rimasto incastrato. Invece no, si attiva quando si attiva il nemico. Dov'è? Andiamo dov'è? Fuori. Arco, vabbè. Wow. Sì, aspetta 6 secondi, 6 anni in più prima di attaccare, perché è giusto così. Muori. Vieni, Jessica. Dove sei? Ah, oh, minchia, sei tu, ti sei vestito già. Pronto? Hai dei globi rossi, cosa? Ma in che zone sono Sabaku e... Oh, grazie. Grazie mille. In che zone sono Sabaku e quella? Non so neanche che zone siano. Ma... Oh. Ah, minchia. No. Ma... Oh, io giuro che sto gioco non riesco a fare attacco in salto, veramente. Giuro, non ci riesco. Devo stare attento al lascio. GG. No, bravo, GG, ho combattuto di merda. Io non riesco a farlo. Allora, giuro, eh. Ah, devo tenerlo più premuto qua. Non, ah, perché i comandi fanno così cagare che devi tenerlo più premuto in su. Cioè, devi tenerlo un po' premuto. Non puoi. Dato che non li hanno fatti buoni come quello dell'uno, non riesci a premerlo velocissimo. Devi tenerlo un po' più premuto, ecco perché. Aspetta. Ecco, vedi. Ma che cagare. Sì, no, ma ci sta, il danno era giusto. Già. Il danno era giusto, il danno era giusto. No, sai, sto facendo veramente fatica a fare. Cioè, che schifo. Cioè, dire. Ma io queste cose non le leggo. No, ma il danno era giusto, non è semplicemente. No, ma il danno no, alla fine è più 8. Sono io che comunque, ricordatevi che io non c'ho difesa essenzialmente, quindi ci sta di danno, cioè. Cioè le vesti del marocchino che saranno anche... Si possono rompere, secondo voi? Si possono rompere? Quale vesti? Non mi ricordo. Non mi ricordo, poco importa. No, ma quindi dov'è che sarebbero tipo Sabaku e quell'altro lì? Eh sì, c'ho anche un botto di vita in meno. Anzi, quasi quasi dopo me la spreco in umanità. Ah, io questo boss veramente c'ho paura per le hitbox. Ah, sono sulla play, ok. Io sto boss ho paura delle hitbox. Perché sono sicuro che metà dei colpi non mi entreranno. Se va come la tipa serpente lì, metà dei colpi non mi entreranno. Cos'è che facevo? Fatti uno già. Sta spingendo la lava. Cioè così. Faccio sempre così male questo. Ok. Faccio sempre così male. Ah, già il raggio laser che fa un male poi. Vabbè, danni ne faccio. Curati. Morto. No, forse no. Sì, bella. Madonna, ho scolato il peso. I danni vanno bene, dai. Non vedo usare le pietrine. Vai, batti 5. Papà. Pa. No,
Ovviamente. No, non te lo sto facendo. Ah, mi pare che qua c'è la zona sicura. Vediamo se funziona. Spammo pure uno stronzo, spammo pure, non mi sbatti con io. Ma io non vedo il fuoco dove è, tutti i cazzotti sulla mandibola. Cos'è, fai i radii dai? Sì, i radii dai. Ah, no, 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 no. No, no, no! La saponetta. No, non me l'aveva dato, non mi ricordo più. Ah, io mi ricordavo che in sto gioco avevano dato praticamente una specie di ira degli dei a qualsiasi boss, essenzialmente. A qualsiasi boss, ira degli dei. Cioè, tu andavi da un boss e ti faceva una specie di attacco comunque ad area di forza. Qualsiasi cosa avevano ira degli dei in sto gioco. Ti muovi, per favore. Grazie, andiamo avanti. Allora. No, infatti io non vorrei perderci una vita su sta cacata di boss, sinceramente. Vorrei andare un po' nella zona dei ragni. Quindi tenermi. Dove sta? Oh! Ah, ok, ciao bro. Madonna, ma che effetto di fuoco di merda, scusate. Che effetto di merda che c'è il fuoco, bruttissimo. Cos'è uscito nel 1998 sto gioco? Vai, fist bump, bro. Madonna, ma che brutto. Sembra tipo un file JPEG messo sullo schermo, tipo una roba di questo genere. Che schifo, mamma mia. Non me lo ricordavo, giuro, non me lo ricordavo così brutto. Oh, ovviamente. Praticamente due hit mi ammazzi. Cos'è? Aspetta, una colonna di fuoco. Ah, ha tirato il doppio pugno. Vai, fist bump, bro. Schifo. Immaginate nel 2012 non riuscire a fare un effetto di fuoco decente nella zona di fuoco. Che imbarazzo. No, però a parte gli scherzi, erano 100 volte meglio l'effetto del fuoco di Dark Souls 1, della tempesta. Questo fa veramente cagare. Non ci avevo mai fatto caso, ho sbagliato. Non ci avevo mai fatto, è veramente brutto. Porca troia, eh. Giuro, ci ho fatto caso adesso per la prima volta. Questo è morto. Morto facile. Andiamo avanti, c'è schifo. Non è successo con le scarpe ai piedi. Infatti mi ha dato niente di meno. Sì, no, vabbè, ma Chestus facevano un male cane già ai tempi, mi ricordo già. Ah, qua è dove c'è la zona del DLC, però ovviamente non ci penso manco per il cazzo ad andare adesso. Sì, sono io che poi non sono più andato a prendere. Come si sì, anima speciale, anima da bambino speciale sto boss, altro che anima speciale comunque. No, sono io che poi non sono più andato. Sarei dovuto andare l'altra volta a prendere le frammenti di fiaschette persi da qualche parte, ma non sono andato a prenderle più, cazzo.
Dovrò farlo prima o poi. Finché riesco ad andare avanti, vado avanti. Tu vendi sti cazzo di pezzi di titanite? Ti puzza il culo di venderli o frammenti grandi? Ok, alla prossima. Alla prossima sorella. Forse di parlarci. Lor, 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 ok, grazie. Va bene. Saliamo di livello. Ma c'ha be due belle pietre la ragazza dei minerali. Il problema è che non vende quelle che servono a me. Facciamo. Sì, tiriamo ancora un po' su. Voglio fare i più danni possibili che. Faccio tipo, voglio fare tipo Glass Cannon, il più possibile. Ah, qua c'è il Faggot delle scale. Questo vendeva qualcosa di utile, sto tizio. Che l'altra volta mi sono anche dimenticato di venirti. Ah, mi gesti, grazie. Cosa c'hai? Niente. Ah. No, il prossimo ragno mi pare che sia magico, quindi non mi serve neanche un cazzo. Bene, ciao. Nulla di nuovo. Andiamo a fare cose serie. No, sì, la cura me lo ricordo che era sempre lenta. Ma perché questo è un gioco più lento, quindi anche la cura deve essere giustamente più lenta. Minchia, Dio buono, vai dai Cavalieri di Alon, ti attaccano alla velocità del suono, ti attaccano. Ci sono certi boss, certi nemici che ti attaccano come disperati, ti curi a due all'ora, ti curi, vaffanculo. Ah, aspetta, questo qua c'è. Ah, sì, è vero, vero. Qua c'è il tizio con la versione del mercatino dell'usato della spada di Set. Ovviamente non ho potuto prendere neanche l'osso del ritorno perché la gemma vitale sono pieno, quindi non posso neanche prendere l'osso del ritorno. Mi sembra ottima. Giustamente. Perché non posso raccogliere gli oggetti separati, o tutto o niente. Okay. Posso dargli torto con la mentalità. Ok. Sblocchiamo sta tizia. Ma in realtà alla fine non so, non ho fatto farming di anime né un cazzo, quindi cioè, io sto usando le anime dei boss solo per potenziarmi, per salire di livello. Alla fine io non ho fatto niente di farming, non ho guadagnato un esagerato numero di anime, semplicemente non ho speso, ho speso per livellarmi alla fine. Cioè. Ah, aspetta, è vero, qua c'è la trappola. Boia. Mi sono distratto. Mi sono distratto. No, livellare sì. Il problema è che, sai cos'è? Che hanno fatto che secondo me hanno fatto livellare. Che puoi arrivare a livelli più alti. Cazzo, sono da qua, sono. Che puoi arrivare a livelli più alti perché devi spendere tipo 30 punti all'adattabilità di merda. E niente, quindi. Che alla fine tu spendi 30 livelli per l'adattabilità o 20, quanti cazzo ne spendi? Quindi già lì sono 20 che sei buttati nel nulla. Cioè, alla fine tu butti 20 livelli buoni per tirare su un parametro che ti serve per poter schivare normalmente. Tutto qua, alla fine. Cioè. Se sa, se non vai oltre di 9 di vigore. Ah, l'anello di Flynn. Ah, l'anello di Flynn serviva col vigore. Ah, ecco perché a me non ha mai fatto un cazzo. Ah, ecco perché facevo un cazzo. Io lo tiravo sul vigore. Poi non mettevo poco mettevo pochi oggetti addosso. Che schifo. Ok, ci stai provando col tizio? Hai qualche vestito? Perché no? E cosa ti posso dare?
Divertiti. L'ho fatta diventare praticamente un cavaliere da... Se non si riuscirà più a muovere dall'armatura. Ma spostiamoci da qui. Questi che hanno lo scroto che... Ma gli fa un cazzo? Ah no, ok. Se voi vi rendete conto che le parti più difficili di sto gioco è quando mettono 50 nemici e basta. Posso affrontare tutti i boss del gioco in mezzo secondo, ma quando ti mettono i soliti 20 nemici addosso in contemporanea, fai fatica. Sono più pericolosi 100 di ste merdine qua che un boss, per dire. Da quello che mi sembra. Ok, perfetto. Picchiati nello scopo. Mi pare che qua ci sia un frammento di Estus da qualche parte. No, 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 no. Oh mio Dio, pensavo fosse vivo. Stavo per attaccarlo. Questo cos'è, un mimic? No. Ah, frammento fiaschetta, nice. Cazzo, era così vicino. Ah, è vero che c'erano quelli che gli davano solo tipo un pezzo di vestito, poi stava nuda. Andiamo a vedere vestita, va. Andiamo, va. Dov'è? No, non appariva qua da qualche parte. Ah, quello scudo! Ve lo ricordate quello scudo? Lo scudo campana! Che era OP a bestia, era OP. C'è stato un periodo che ti spaccavano il culo con quello scudo. Ah, mi sa che ancora più avanti appare, ok. Ve lo ricordate? Ah, non so se... Io mi chiamo... C'è stato un periodo l'ho usato. Mamma mia, ma quanto toglieva? Tipo 300! 300 e ti stalluccava e ti stalloccava a merda e non ne uscivi più. Perché poi c'è quel talismano, quella che cazzo era? Quella, ah, la bacchetta che la potevi usare, una bacchetta che praticamente la potevi utilizzare per delle maghe nere più avanti nel gioco, che la potevi usare sia per fare miracoli che per fare malocchi e che per fare magie, tutto quanto potevi farci essenzialmente. Questo come cazzo si apre? Ah, da qui, ok. Che la potevi utilizzare per tutto. E... Sì, 500 anche, sì. Lo so, lo so, lo so che mi sono perso un botto di frammenti. Anche qua. Anche questi si aprivano. Cos'è quel robo? Che cazzo è quel nano? Sì, vabbè. Da dove salti fuori tu? Ovviamente c'ha Hyper Armor la bestia, figurati. Ok. Cioè, non ti muovere, stai tranquillo. Cioè, alla fine ti sto sorprendendo a cazzotti, che te ne frega. Troia. No, c'era tipo... Mi sentite la voce? Devo alzare? C'era... non mi ricordo come cazzo si chiama. C'era quella specie di bacchetta. Adesso non so se era una bacchetta, uno scettro, non so come cazzo chiamarli. Che praticamente serviva per fare tutto. Io l'ho usato per un personaggio. Era meglio per fare... La cosa migliore era i malocchi. Però se c'era un personaggio che utilizzava le magie, faceva praticamente tutte, mi pare, una roba del genere. E a un certo punto se la potenziavi, non so perché, diceva che c'aveva un attack rating di 1000 qualcosa. Cioè aveva un attack rating. Che
Ed era sta bacchetta che la potevi usare per menare e toglieva tipo 300. E toglieva tipo 300 a colpo, una roba del genere. Ah, dal gioco? Ah, strano. Forse connessione. Era uno scettro nero, tipo una specie di roba. Questi cosa c'erano di buono? C'è qualcosa per me? Effigio, ma questa mi serve, grazie. Grazie. Che ovviamente le animazioni 6 anni. Ok, anima, va bene, me ne vado. È abbastanza. No, su PC mi sembra non è collegato a PlayStation, quindi. Aspetta, qua c'è della roba, aspetta. Qui si va al castello. Giusto, sì. Qua si va al castello, ci sono i falconieri. Vediamo se posso già vedere la roccia. Comunque, boh, cioè. Io una cosa non ho mai capito. Sì, dalle tipe della cripta che c'aveva ovviamente un drop rating di 200, 2%, una roba del genere. Che non te lo droppavano mai perché io l'ho provato a farmare, ci ho messo un anno. Ah, cioè, guarda qua, adesso. Questo è il punto focale del gioco per me. Questo è il punto focale del gioco, cioè per me. Ah, giusto. Mi ero dimenticato degli stronzi invisibili. Perché questi giustamente. Questa cazzata me l'ho dimenticata ovviamente. Me l'ho dimenticato di questa cazzata. Cioè questo è il punto focale del gioco. Cioè, ma sai che. Allora, a parte il fatto che noi dobbiamo ammazzare i quattro esseri giganti perché. Cioè, letteralmente Dio buono alzi una gamba e passi oltre, no, cioè non è una battuta. È crollata. Poi cos'è crollato? Cioè, queste macerie di che cosa sono? Che mi sembra che sia tutto in piedi. Vabbè. No, ma sai cos'è? Un'altra cosa non ho capito. Un'altra cosa non ho capito. Adesso. Allora, questo è il santuario d'inverno, ok? Ora. Tu per poter accedere. Ti servono le anime più potenti, no? E io vorrei capire. Ora, prima che crollasse quella cazzo di strada, tu potevi andare direttamente al castello? No. Cioè, il punto mio è che prima che. Adesso è già stupido il fatto che tu devi andare di qua perché è crollata una strada. E fino a qui ci siamo. Ok. Ma perché cazzo per aprire sto santuario servono ste anime potenti? Se io potevo andare. Sì, devi avere un milione di anime. Se io potevo andare al castello direttamente dalla strada senza pagare nessun pegno. Capito il punto? Cioè, perché il santuario. Cioè, alla fine questo sarebbe stato semplicemente un santuario che portava un cazzo. Perché dentro non c'è niente. C'è una specie di luogo di preghiera. C'è solo una statua dentro e basta. Qui, a cosa serve? Cioè, non è solo la strada, capisci? Cioè, non ha senso tutto. Cioè, è quello il punto. Cioè, tu alla fine, tu, cioè, io ho pensato, io ai tempi pensai, ok, il castello è protetto, per non far andare al castello, può andarci solo gente con anime potenti, no? Ok. Ma io liberamente, prima sarei potuto andare liberamente al castello, quindi. Cioè, perché il santuario chiedere le anime dopo? Chi l'ha imposta sta cosa? Perché? N non capisco. Cioè, alla fine è questa la cosa, non è solo la strada. Poi di qua è per andare al santuario dei draghi e noi non ce ne frega, dobbiamo andare di qua. E io sta parte me la lascerei molto volentieri perché è piena di stronzi invisibili con cui non voglio. Oddio, fa male gli occhi. Oddio, io lascio. No, però qua ci sono degli anelli buoni, mi pare. Cazzo, proviamo a lasciare.
Proviamo a lasciare, vediamo. Secondo me finisce male, sarà. Che odio che la telecamera si avvicini. Non vedo un cazzo. Ovviamente. Che odio che la telecamera si avvicina, che odio. Cioè, per renderla ancora più invisibile. Allora, qua c'è un anello, qua c'è un forziere con un anello, mi pare. Però rischi di essere backstabbato. Eccolo lì. Sì, grazie. Mentre sono bloccato l'animazione, molto giusto. Anello del sole. Ok, non ci interessa. Vediamo di qua. Ah sì, poi ve lo ricordate degli anelli? Vabbè, voi ci avete giocato più di me. Vi ricordate sicuramente di ste cagate. Qua aspetta che c'era uno stronzo invisibile, mi pare. No. Bello, questo mi serviva. Arriva. No, me ne vado. Suca. Suca, 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 suca. Sucamelo, sucamelo, sucamelo. Vai, me la ricordo ancora sta zona di merda. Vai, fanculo, ciao. Vai, bitch. Fuck off, twat. Nice. Ok. No, aspetta. Ah, qua dobbiamo fare le zone ombra. Cioè, sì, io non colpisco nessun albero. No, Cyberpunk non ci ho giocato, sinceramente. No, non mandava di giocare ai giochi buggati, sinceramente adesso. Non mi andava veramente, per quello non ci ho giocato. Era troppo buggato Cyberpunk, cioè. Era inscusabile come gioco, quindi. Cos'è sto salto? Che bello che poi non gli puoi puntare in automatico, perché già gli hitbox sono così buoni. Allora, come si arrivava dallo stronzo da sopra? Ok, andiamo da sopra. Questa, ah, è vero, le maledizioni. Vabbè, tanto sono già tipo stramaledetto 50 volte, quindi. Cazzo me ne frega a me. Suoga. Non è che bisogna salvare il tizio, tanto non mi servono armi, quindi. Nope. Non mi ricordo, però mi sa che non posso partecipare a questo tizio. Forse sì. Sì, mi ricordo. Ma io mi ricordo Cyberpunk, che eravamo io e il mio amico Brokan, che quando. Ah, già è vero, dobbiamo trovarlo 3 volte prima che ci faccia fare la cosa, è vero. No, comunque, noi vedemmo Cyberpunk, sì, nel 2013, una roba del genere, 2013-2014. Abbiamo detto sì, dobbiamo giocarci assolutamente. Mica ci ha messo anni e poi è venuto fuori quello che è venuto fuori. E io non, ci avrei voluto giocare, sì, ci avrei voluto giocare, ma finché non lo sistemano bene, aspetterò quando lo sconteranno a sto punto. Tanto la CD Projekt Red è brava, li sconta i giochi, non è avida come la EA o roba, quindi aspetterò tranquillamente. Ah, e poi anche, come si chiama, Monster Hunter è fighissima come saga. Ho giocato sul Nintendo 3DS a Monster Hunter Generation o Monster Hunter X. E niente, mica bellissimo, ci ho giocato 300 ore, uno di quei giochi ci puoi stare 1000 ore e non stufarti. E detto da me è tanta. Sì, l'ho visto come si muove il falconiere, non ho voluto dire un cazzo perché cioè, per me non c'è niente da dire. Io odio i giochi dove si deve fare il grinding, cioè io li odio con tutto il cuore, no? Ok, nice. Io odio i giochi, invece però il grinding di, come si chiama? Di Monster Hunter è perfetto, perché è vero che devi ammazzare sempre lo stesso nemico per ottenere la roba, però è fatto in una maniera tale che il drop lo ottieni sicuro. Quindi cioè non è una cosa, spero Dio che mi dia sta cosa, per l'amor di Dio dammela. No, invece cioè, lo sai che lo otterrai, perché praticamente è fatto che, come era fatto l'X, è che ne so, devi ammazzare sto drago per ottenere la roba, no? Che ne so, ottieni 4 ali di questo drago. Però come era fatto genialmente, che tu affrontavi il drago e se gli spaccavi le ali al drago te le droppava. Quindi era fatto da Dio.
E dovevi farti il combattimento tipo. Dovevi farti il combattimento tipo con un po' di strategia perché dovevi cercare di fargli tirare giù le ali per distruggere. Quindi ti divertivi alla fine. Ha fatto benissimo. Ci ho giocato un botto, poi dopo ho perso i salvataggi. Se no ci avrei continuato a giocare. Sì, no, ma non la prendo neanche a testa. No, non vado a parlare con Vengar. Tanto non mi serve a nulla parlare con i venditori. Mi sono solo i Cestus. Ok, grazie. Grazie per avermi fatto perdere, boh, 2 minuti questa cagata. Au! Madonna, ok. Non ci ho giocato a tutti. Non ci ho giocato a tutti quanti i Monster Hunter, ne ho giocati a un paio. Ho visto sulla Switch che c'è Monster Hunter Rise, mi interesserebbe a quanto, però mi chiedo, sai, sono quei giochi che devi. Andiamo a vedere Vengar, magari vendeva qualcosa di utile, aspetta. Sai che praticamente sono quei giochi che se non ci investi un po' non ottieni tanto, quello è il fatto, l'unica cosa che non è un gioco che dici vabbè dai, oggi gioco un'oretta e fanculo, no, cioè no. Di starci e starci. Quello è il fatto. Però è fighissimo. Cioè, poi da giocare in compagnia tanto. Quello è tanto da giocare in compagnia. Questo mi ricordo che veniva questo. Grazie. Ok. Era tanto da giocare in compagnia. No, se ci giochi in gruppo è divertente, è veramente bello. Cioè, coordinarsi per attaccare il nemico, preparare tutte le trappole. È figo. Cos'è che vendeva questo? La spada di Gatsu? La spada delle Claymore? Cioè. Resina elettrica. Ah, no. Vabbè, ah, il gesto di merda, sì, ok. Vabbè, ok, abbiamo perso. Abbiamo visto sto tizio. No, Destiny. Destiny. Porco, non mi parlare di quel gioco di merda di Destiny. Perché Destiny. Destiny 1, guarda, ci ho giocato. Ci ho giocato, ho finito per bene. Mi sono fatto tre classi. Ma il grinding di Destiny doveva proprio bruciare chi l'ha pensato. Mi spiace, ma. Una merda. Che il problema di Destiny qual è? Che l'hanno lasciato sul mercato, l'hanno lanciato e non aveva contenuti. E non aveva contenuti Destiny. Non aveva contenuti, cioè niente. Allora cosa hanno fatto? Come si dice? Cosa hanno fatto per aumentare il tempo di gioco? Hanno fatto quella cagata di dire praticamente che le armi rare le ottieni solo nei raid quelli seri, no? I raid leggendari. Però i raid leggendari li potevi fare, cioè potevi farli quanto volevi, ma. Vabbè, pia un po' di range in più. I raid leggendari li potevi fare quanto volevi, però ti droppavano solo una volta a settimana. Uno schifo. Potevi. Odio i maghi di sto gioco, mi fanno cagare. E praticamente potevi fare i raid leggendari, li potevi fare una volta a settimana. Cioè, potevi giocarli quanto volevi, ma per il drop era una volta a settimana. Il drop era completamente random. No, non c'era tanta roba, c'erano tipo una decina di armature, una quindicina di armi. Però se tu volevi una determinata arma, dovevi solamente avere culo. Potevi trovare tipo due armi leggendarie a run. Una te la droppava alla fine e una in una cassa che trovavi. E alla fine le armi che contavano erano semplicemente due. No, in PvP le armi del raid erano OP, le armi del raid di Destiny. Erano vera. Se usavi la pistola, ultima parola su Destiny. Se usavi la. Pistola ultima parola, parlo di Destiny 1 che ho giocato io.
Dio buono quella pistola. Era, cioè, ti bisciottava da qualsiasi distanza. E da vicino aveva una modalità fuoco rapido, stile mitraglietta. Aveva 6 colpi nel caricatore, ma te ne bastavano 2 per essere ucciso. Da vicino era meglio di un fucile a pompa quella pistola. Cioè, tu pistola contro fucile a pompa vincevi. Punto. Non so quando partono quelle merda. Pistola contro fucile a pompa vincevi. Da lontano uccidevi in 2 colpi. Da vicino bisciottavi alla velocità del suono. Perché c'era una modalità che quando non mirava sparava tipo cowboy del western, no? Faceva papapapam, 6 colpi rapidi. Era devastante com'era. Ovviamente mi togli un cazzo la coda, giusto? Era devastante. Era tutto in PvP quell'arma. La usavano tutti e la ottenevi nella volta di vetro a random. A random. Io mi ricordo che ci ho provato per un botto a ottenerla. Ho provato un botto per ottenerla quella ca... Bella. Per ottenerla quella cazzo di pistola ci sono riuscito perché poi ci fu... La gente si era stufata e allora loro misero un mercante che ti vendeva quelli leggendari. E ti vendeva i leggendari, mi ha venduto quella cazzo di ultima parola. Cristo santo. Ti dico solo Cristo santo che stragi si faceva online. Era, cioè, zero skill proprio. Sparavi, papapam, cioè con un caricatore ne uccidevi mezzo team. No, no. Poi c'era... erano 3 le armi e le ottenevi tutte nella volta di vetro. Tutte nella stessa zona. Era la pistola ultima parola, il Gjallarhorn, che era il lanciarazzi, che quando sparavi, cioè oltre ad essere un razzo, praticamente tu sparavi. Si trasformava, il razzo si divideva in 10 piccoli razzi inseguitori. Che se sparavi a una persona online, questo praticamente pregava arabo perché era morto. Essenzialmente era un'uccisione sicura perché non c'era possibilità di schivarlo. Sto cazzo di Gjallarhorn. E ottenevi tutti nella volta di vetro. Quindi se in PvP, in PvE avevi avuto culo con quel raid lì, avevi vinto tutto il gioco online. Hai vinto tutto il gioco online, tutto. Ah, e poi l'altra arma che contava tanto era il fucile a... C'era un fucile a pompa, che era sempre drop della volta di vetro. Cazzo, ho sbagliato. Mi sono distratto. Era sempre un drop della volta di vetro. Che era un fucile a pompa che sparava 2 colpi insieme. E se lo usavi in PvP, ovviamente, era... One shot, essenzialmente. Perché sparava 2 colpi e ti uccideva subito. Fisso. No, Destiny 1, guarda. Carino, ma porca. Il 2 non ci ho giocato. Il 2 però ho visto le recensioni e... Cioè, già l'avevano demolito malissimo. L'avevano demolito il 2. Quindi ho detto, vabbè. Se avevano parlato leggermente bene dell'1 ed era quello che era, se questo lo stanno demolendo così, no. Ho detto semplicemente no. Porca. No, aspettate un attimo. In sta zona non c'era il ratto stronzo, vero? No. 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 Sì. No. No. Dio no. Ti prego no. Oddio, questa è la zona del ratto. Dio, questa è la zona del ratto. Me l'ero dimenticato. Pensavo fosse più avanti. No. Il boss più di merda. Io giuro su Dio, mi ricordavo che fosse più avanti. Sì, mi pare che sia di qua. Porca merda. Per non dire altro. Qua non ci dovrebbe essere un minico qua. C'è più? Porca merda. No. No. Il nostro compito è uccidere tutti i boss, signor, tutti. E noi uccideremo tutti qua. Vado a farmi dare la fiaschetta in più però. Fanculo.
nostro compito è uccidere tutti i boss di questo gioco di merda. Uccideremo tutti i boss di questo gioco di merda. Anche il cercatore dell'oscurità. Anche quel grandissimo figlio di puttana. Sì, lo faremo. Yes, fiaschetto. Allora. Ah, ok, infatti mi sembra. No, mettiamo un po' di vitalità in più, dai. Vabbè, 40 HP in più. Saranno troppi. Allora. Via sto anello. Cloranzia, dai, cloranzia può essere utile. Cloranzia. Sono a livello 105, 946.000 di coso. Allora, questa zona io direi che la skippiamo alla velocità del suono. Ah, giusto che hanno messo i ratti nella zona dove non puoi correre, ovviamente, perché. Ah, ovviamente, non mi ricordo cosa faceva la pietra, non lo voglio sapere, scappo. Ok. Ovviamente vicino alla scala, 2, perché mi ha colpito. Ok. Bene, abbiamo superato questa prima parte. Con tutto secondo i piani. Ah, anima del cavolo. No. No. Oddio, i corridoi stretti di sto gioco. No, ma mi ha fatto passare tranquillo, ok, grazie bro. Non mi ricordo se c'era qualcosa da fare di segreto per arrivare al ratto, no. Dai, c'era qualcosa di segreto da fare per arrivare al ratto, no. No, basta andare. Non era in una di queste porte del cazzo. Dobbiamo aprire la porta? Ah no, vedo di là. Ah, dobbiamo aprire qualcosa qua, forse. Non mi ricordo più. Oh cazzo, stanno arrivando gli Oompa Loompa qua. No, non mi ricordo. Cos'è che dice? Oh, sono. Sono arrivati gli Oompa Loompa. Ok, grazie Hitbox. Mi piaceva un casino sto martello, sinceramente. Peccato che l'armi di forza sto gioco. No, non mi ricordo. Sì, c'era un falò, c'era un falò, c'era un falò da qualche parte, però non. Ah, io lì vedo qualcosa. Non è che è sta porta? Questo cos'è? Era stato. Mi ricordo che c'era qualcosa qui, qualche passaggino di merda. Anima, buona. Voi vi ricordate. Ah, qua a sinistra. Ok. Gentili. Ah, io vedo una porta. Ah, no, quella è dopo il boss. Quella è quando esci, quando hai battuto il boss. Ok, vedo il rattone di me. Eccola qui, è qua, è qua, è qua. Eccola qua. Ok, è ora di pregare. Ok, no, ok, fa quello è dopo il boss, quello lì, ok. Allora, cosa mi può aiutare? Niente, perfetto, proprio quello che speravo.
Ovviamente non si attivano. Ah, giusto, ecco qual era il problema. Oh yeah, baby. Oh yeah. Sì, ok. No, non vedo più il boss. Quanto to... Ok, yeah. Ok. Yes. Già. Adesso mi ricordo qual era il problema. Sì. Nice, avevo... Sì. Ora mi ricordo uno dei tanti problemi. Fuck. Che problema sta merda. Credo non serva un cazzo, ma... Credo che contro la tossicità non faccia una bene amata minchia sta cosa. Vabbè, corriamo, tanto abbiamo capito. Quanti sono poi? 4. Figure. Madonna, le hitbox, porco due le hitbox su sto gioco. No. No, cioè non... No, non aumenta di tanto il danno. Non aumenta di tanto il danno. Il problema sono le hitbox. Cioè, sono solo quelle il problema. Che non prendi un cazzo. Ok, proviamo con l'attacco pesante. Dai. Ok, no, ovviamente. Ok, sì. Aspetta! Stronzo! Gli toglie 7! Ma che pagliacciata è 7 di danno? Che pagliacciata è 7 di danno? No, mi spiegate la pagliacciata di 7 di danno? Cosa vuol dire 7 di danno? Cosa vuol dire 7 di danno? Cosa vuol dire? No, ditemi la pagliacciata del 7 di danno. Ah, è vero, questo non c'ha hitbox, sto qua senza. Questo è un boss che se hai una spada che spazza orizzontale, tranquillo. No, la carica, la carica! Ecco. Questo è il problema. Questo è Bloodborne. La carica. Madonna, le cariche su sti giochi di merda, le cariche. Le cariche, le fanno in ogni cazzo di gioco, le cariche. Inschivabili. Ok, teniamo la benedizione divina pronta, ne ho ancora due. Le cariche, Dio buono, le cariche. In ogni gioco mettono queste cazzo di cariche. In ogni gioco. Bella. Oddio. È tossico. Figurati se non mi metto. Quanto ci vuole per fare la cura? Quanto ci vuole? Grazie. Cos'è? Ok, 8. Gli ha tolto 8, signori. Gli ha tolto 8 perché io a quanto pare faccio più danni di questo cane gigante, no? Giusto. Oh. Carica, no. T'attaccano, cazzo! Ecco, carica. Ok. 6 anni per bere una fiaschetta, Dio. 6 anni. Allora, avrei ucciso il cane lì a terra, l'avrei ucciso un'ora fa. Avrei potuto riassettarmi per fare una battaglia più tranquilla, invece no. Perché... Figa, c'è gente che lo difende. Io continuo a dire c'è gente che difende sta cosa. Ovvio. 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 Ovvio.
Ovvio, stallo. Ok, va, boh, vai, porco. Io mi ricordo che avevano fatto l'intervista. La fiaschetta è stata resa più lenta alla cura perché il gioco è più lento. Yes. Oh yeah. No, no, viene ancora difeso. Viene ancora difeso. Questo gioco viene ancora difeso. Ovviamente adesso attacco statuoso. Non ne ho preso uno. Cioè, ero in mezzo a tutti e tre. Non ne ho preso uno. Sicura con la spada. Nice. Nice. Ok. Il problema è che dopo che avrò ucciso questi, se Dio vuole che li uccida. Dio. Fermatevi 6 secondi. Zei c'era. No, no, intanto lo dovrò fare prima o poi. Cioè, no, tanto. Non so come cacchio pronuncia il tuo nome, Kylum. Non serve a niente skipparlo, perché anche se lo fai a livello 200, per com'è sto boss. Cioè, per com'è sto boss. Fa anche. Proviamo a dare una, due. È inutile. Cioè, puoi essere anche a livello 6000. È semplice. Cioè, boh. Dei cazzo di piranha. Infatti, cioè, il punto è che un nemico così su Dark Souls 1, quando lo trovavi, era perché si era buggato il gioco quando ti attaccava così in fretta. Non era una battuta, si era buggato il gioco quando ti attaccava così. Senza scherzare. Non hanno un tempo di recupero, continuano a ta-ta-ta-ta-ta, saltano come piranha. Ovviamente non si attivano finché non ti avvicini al boss, perché figurati se si attivano prima. Beh, se spari una freccia, mi pare che il boss si attivi se spari una freccia. Perché mi ricordo che ci provai. Oh, ovviamente, grazie Hitbox. Oh, grazie Hitbox. Ok, portiamoli lontani dal boss. Minchia, ho schivato la carica, non ci credo. Adesso, mentre il boss li stunna. Mentre il boss li stunna. Non vedo un cazzo, ma li ho uccisi. La carica, ovvio. La carica da mezzo metro ha fatto, perché l'intelligenza artificiale vede che quella è la mossa più. Questo. No, non cambia nulla. Pugno d'osso non cambia nulla. Perché finché in sto gioco di merda vieni stunnato da qualsiasi attacco, vuoi avere qualsiasi cosa, ma cambia nulla, tanto ti stunnano tra un colpo e l'altro, quindi. Cioè, veramente, se sta battaglia fosse più semplice farla dopo, l'avrei fatta, veramente. Sono un masochista, ma fino a un certo punto. Che i danni, cioè, i danni. I danni. I danni. Cosa mi hanno fatto? Davvero? No, sto facendo il fioretto di non bestemmiare, sto facendo il fioretto. Fidati, non ho bestemmiato quando sono stato preso dalla grandine, che ero fuori casa, che è arrivato la grandine improvvisa. Non ho bestemmiato in quel caso, non bestemmio. Non bestemmio per 4 latti di merda. Oh, ovvio, oh, vai. No, Allora, il problema di sto boss sono solamente due, perché sennò sarebbe il boss più facile della storia. I ratti, ovviamente. E la carica. Che quella cazzo di carica te la fa senza preavviso, da qualsiasi posizione. Non c'è tipo una maniera per fare il bait della carica, capito? Non ci credo! Questo, mio Dio, sono entrate tutte le hitbox. Non c'è il bait della carica, capito? Cioè, te la fa, punto. La carica te la fa. Vedi? Cioè,
Cioè, qua non c'è un motivo per fare la carica. Cioè, non sono lontano per farla, capito? Non so dove sto colpendo, ma va bene. Colpire qualcosa su sto gioco è... Guarda, carica. Cioè no, beh, questa è una semi-carica, questa. Guarda, cioè non c'è un motivo per fare... Ovviamente è tracciabilissima. Ha un tracking della Madonna, ovviamente. Mi sa che mi conviene andare a due mani contro questo. Sì, mi conviene andare a due mani, perché dato che lo manco sempre con un colpo. No, non è una roba allucinante, a parte... Ha un timing che non capisco, veramente. È una roba allucinante per me, sta carica. Io non capisco il timing degli attacchi su sto gioco. Cioè, non ho mai imparato bene. Colpa mia, non ho mai imparato bene. Ma... Carica. Cioè, guardate! È inschivabile. Per me è inschivabile. Io devo andare... Cioè, io devo vederlo. Io vado a vedermi un video su YouTube. Per me è inschivabile sta cosa. Cioè, te la calibra anche il timing in cui fartela. Cioè, ti calibra anche... Perché non te la fa sempre nello stesso timing, capito? Cioè, non te lo fa sempre con lo stesso, questo è il problema. A volte la fa uscire subito. No, non avevo mai più il culo di prima. Io giuro su Dio, tutte le volte che ho fatto sto boss di merda, io non ho mai schivato quella carica. Ci ho provato in ogni maniera, non l'ho mai schivata. Non ci riesco. A me non me la fa schivare. Non ci riesco. Ho provato ogni volta col time. Non riesco a schivarla. Io tutte le mosse che odio dei boss di Dark Souls sono le cazzo di cariche. Perché sono veramente la maniera più easy per farti subire colpi su sto gioco. Sono la maniera più facile per farti subire colpi. Sì, ce l'avevo fatta a schivarla, o l'ho schivata senza accorgermene, o non lo so. Perché io veramente che mi sono messo e ho detto, mo la schivo, non c'è mai stata una volta. Ho detto, questa la schivo sicura. No, morto. Morto, fisso, morto. Infatti quando mi hanno chiesto l'altra volta qual è il mio boss preferito in generale della saga, non ho detto Ludwig solo perché Ludwig ha la carica. Una delle cariche più infami della storia di tutti i Souls in generale. Oh, mi sono girato, eh. E ne fa un'altra. Oh! Gli proverò a rotolare contro. Gli proverò a rotolare contro. Due mosse ha fatto, ovviamente due cariche. Ovviamente. Ludwig è l'unico... Cioè, il boss di Bloodborne che se non avesse avuto quell'attacco di merda, che a un certo punto... Senza preavviso, cioè, se state attaccando perché poi i boss Bloodborne sono enormi, non ho capito un cazzo molte volte, anche per via della telecamera, che Bloodborne è bellissimo, ma c'ha dei problemi di telecamera che, per l'amor di Dio, non è normale. Tanto se ti mettono tossicità sei morto, è inutile provare a curarsi, perché per curarti ci metti 6 anni, fai prima a morire per la tossicità. L'unica cosa che ha appunto Ludwig, l'ho detto l'altra volta, è quella cazzo di carica che ti toglie l'80% della vita. Se avessi avuto quella, sarebbe stato uno dei boss più belli della storia di tutti i giochi. Solo quella per me, ogni volta che muoio contro di lui, gli schivo tutta la perfezione tranne quella. Ovviamente questo non viene colpito dal secondo attacco, devo prendere un colpo a gratis. Il boss fa una spazzata che mi piglia 6 chilometri. Ok. Cura, 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 cura. 6 anni per curarci. 6 anni ne ho bevute anche due per essere più rapido, porco due. Ah, no, Ebrietas. Non lo so, Ebrietas. Anche Ebrietas, cioè, ma Ludwig è peggio per me. Perché
Perché Ludwig è lunghissimo e tu a volte cosa, almeno a me capitava che gli ero sulla zampa dietro, faceva la carica in avanti e mi colpiva dietro. Ovvio. Oh, un attacco sempre lo manco. Ok. Carico. Proviamo. Oddio, ho schivata! Oh, c'è una possibilità. Oddio, oddio, oddio. No, vabbè, sborro. Cosa fa? Carica? Sì. Oddio, due volte, due volte. Ma quante la sta facendo? Guarda, guarda che gioco di merda, guarda. Solo quella sta facendo, guarda. Quattro. Ma basta. No, no, fanculo. Sono il miglior giocatore di Dark Souls 2 della storia. Sbatte il cazzo. Il miglior giocatore di Dark Souls 2 della storia. Ho la vittoria morale, topo di merda. La vittoria morale. Ho la vittoria morale. Ho la vittoria morale, topo di merda. Ti stanno salvando i te. Eri già morto da 6 ore. Carica. Niente, stavolta non ce l'ho fatta. Avevo la vittoria morale. Cioè, guarda che boss di merda per il resto. Cioè, adesso. Capite perché dico che sono boss di merda quelli di Dark Souls 2? Cioè, adesso. Cioè, guarda, ma che schifo. Cioè, vi ricordate mettervi, che ne so, sotto Calamity in Dark Souls 1? O mettervi sotto Sif in Dark Souls 1? Vi ricordate mettervi sotto quei boss in quei giochi? Guarda, non è morto solo per le hitbox, veramente, guarda, non sto scherzando. Non so cosa sta facendo. Ah, vomita. Non me ne frega, muori. Quanto toglie! Quanto toglie! Quanto toglie! Cioè. Ah, è salto. Vabbè, salto di Ludwig. No, guarda. Sì, anche il salto di Ludwig faceva cagare. Il salto di Ludwig era veramente brutto, anche quello. Vaffanculo, abbiamo battuto sta merda. Muori. Muori. Chi l'ha progettato se vada a fare in culo chi l'ha progettato, via. Non entro neanche nel patto dei topi di merda, che patto di schifo, guarda, che inutile. Oh, che sborro. Sì, ma avete visto il danno? Cioè, oltre a rompere l'equipaggiamento, quanto danno faceva? Sono 960.000 circa. 972.000. 972.000 sono il danno. Io, ma troverò mai i pezzi di Titanite, per la mia domanda? Ah, già, è vero. Me l'ero dimenticato. Sono tornato dal fabbro per riparare l'armatura. Me l'ero dimenticato che non serve a cazzi sto gioco. Gioco di merda. Ok, se me l'ero dimenticato. Già, è vero. Ma, hai. Cioè, hai visto che danni veramente il vomito? Che sborro. Oddio, ma no, no, ho schivato la rotolata, ho schivato la cazzo di carica. No, vabbè, mi sento un dio oggi. Basta, per me possiamo anche chiudere la Dark Souls 2, possiamo anche chiudere. Per me possiamo anche chiudere la Dark Souls 2. Dai che è finito sta merda, devo fare il 3 con i Chestos, dai. Dai. Secondo me il 3 bestemmio come un turco, cioè secondo me è bestemmio come un bergamasco che gli cade una chiave inglese sull'alluce del piede. Non lo so. Il 3 mi puzza che sarà una Madonna, il 3. Il 3 mi puzza malissimo, ah, già questo. La gravità delle tue asce come funziona, scusa? Ah, beh, giusto. Non mi sembra giusto, a cazzo, va, stai.
Cioè, i topi potranno essere quelli. Non lo so, non lo so. Ah, il chest è pure più lento, il 3 è pure più lento, bene. Beh, non è che qua sia velocissimo il chest, sai? Vabbè, fottiti in culo. Comprerò i pezzi di titanite quando mi daranno l'occasione. Posso passare? Ovviamente no. Bello che è parato con lo scudo, comunque gli faccio danni, nel senso. Vabbè, come se la userò mai la tua merda. Andiamo avanti. Mitico, proprio lui. Incredibile. Perché qua ci manchino due boss, mi pare. Cosa? Leggi il messaggio, sbatte cazzo. Pare due boss qua ci manchino. Cioè, boss. Uno, chiamarlo boss è una presa per il culo, penso. L'altro invece è il boss della zona che non è malaccio. Sì. Questi camminano come se hanno un bastone in culo comunque. No, si ripara da solo l'armatura. Si ripara da solo perché mi ero dimenticato che in sto gioco la meccanica di riparazione è pensata bene. Ah, ma io sto usando il cesso. Mi ero dimenticato che in sto gioco la meccanica di riparazione è pensata bene, che basta che torni al falò e si ripara tutto, quindi. Ah, questa ti fa danno, questa. Io ho una passione per le città. Dio! Volevo colpire quello davanti, ho colpito quello a destra, vedete. Mi piacciono un casino a me le ambientazioni con le città tipo sottoterra o così, mi piacciono un casino. Infatti il DLC il primo mi piaceva l'ambientazione. Piaceva un casino l'ambientazione. Ah, qua c'erano i 18 contadini davanti alla porta. Devo uccidervi per forza, vero? Sì. Ah, giusto. Te non mi ti ricordavo, tu dove sei tipo? Ovvio. Dio santi danni. Perché non facciamo combattere sti tizi contro il boss, madonna. Ovviamente ha caricato l'attacco finché non si avvicina, ovvio. Dimenticato. Ok. Guarda, fanno un botto di male, fanno. Ma il cavaliere nero di DS1 nel borgo faceva in rapporto, faceva molti meno danni. Poi dopo facciamo qualche, magari facciamo qualche PvP, ragazzi. Andiamo un po' avanti qua nella zona di merda. Questa è una zona di merda per fare PvP. Fa veramente cagare sta zona. Questi mi pare che se non facevo un cazzo non mi attaccavano. Non mi ricordo. Se aprivo quello scrigno mi attaccavano. Qua mi pare che c'era una cosa segreta. Sì, mi ricordavo. Guarda. Si può chiudere la porta? Mai. Non vorrei svegliare i ragazzoni. Sì, cos'era? Non era la lore che venivano comandati dai ragni. Che cazzo ne so, se non mi ricordo. Mi ricordavo c'era un frammento di Estus qua. Peccato. C'era tipo una lore che erano comandati dai ragni. Qualcosa. Ah, questo boss di merda. Oh, chi è? Chi? Ovviamente mi ha preso il rotolato, figurati. Ok. Questo boss di merda, allora. Che figo,
Va bene. Questo è il miglior boss di Dark Souls 2, guarda. Semplicemente una manica di idioti. Essenzialmente. Beh, ovviamente un'ira degli dèi. Come ho potuto pensare altrimenti? Devo ammazzare prima quei preti di merda, devo ammazzare, ok. Allora, ragioniamo di che, madonna, quel gioco i boss così sono, è ovvio, coordinati alla perfezione, figurati. Ma grazie, panca. Sono rimasto, sono bloccato contro il nulla, madonna. Non sparare. Bene. T'ho tolto quanto? Questo fa ira degli dèi appena ti avvicini, sto stronzo. Ah, ecco. Questi sono danni. Oh sì, yeah, baby. Oh yeah. Questi sono danni. Oh yeah, baby. Quanto? Oh, però ho premuto quadrato. Cioè, vedete che prendono meno danni sti stronzi che... Rotola, maiala, mi stavo andando vicino stavolta. Madonna. Ok. La castagna anche qui. Fermo questi miracoli, tu. Pensavo di fare così fatica con sto boss di merda, davvero. Oh! No, ci vuole gemmine, se no ero morto 6 anni fa, ero morto. Ok, uccidiamo sto qua. Ok. Oh, vabbè. Mamma mia. L'ansia sto gioco, guarda. Oh mio santissimo Dio. Muori. Oddio. Oddio. Sì, no, ma ragazzi, in tutto il gioco voi fate fatica contro un boss solo perché sono più di uno, veramente. Oh, grazie. Cioè, appena sono uno contro uno, gli fai il culo. Cioè, non c'è niente a dire. Oh, mamma mia. Si poteva fare io a backstab? A quei cazzo di Robby? Ah. Sì, non so perché c'hai i ragni che ti stanno vicino. Non lo voglio sapere, se devo essere sincero. Grazie. Vediamo. Chiedi indulgenza. Ok. Ho chiesto veramente indulgenza? Ah, ok. Cosa vende? Miracoli, vabbè, fanculo. Anima morente. Faccia del danno. Sono caduto da... Cos'è successo? Ah, Sky TG24? No, aspetta, cosa? Veramente ha descritto Berserk così?
No, vabbè. Ci ha preso bene il TG, però. Tanta roba. Complimenti. Ha preso veramente bene. Quella era la storia di Berserk, certo. Per vendicare il suo maestro. Ma chi cazzo è? Veramente. Tanta roba. Io sta parte rusherei come uno stronzo, non so voi. Ovviamente non è caduto. Vai! Sì, ciao. Qui il tizio non c'è, possiamo andare avanti. Tanto non ci ho mai parlato, quindi. Grande il TG. Vabbè. Sì, vabbè, non mi aspetto molto dal telegiornale, sinceramente, su. Ovviamente non mi aspetto notizie prese bene dal telegiornale, vale, fatte bene, no? Ma su queste cose qua non ne sanno un cazzo, non so neanche perché hanno fatto un articolo del genere. Lasciasselo fare a chi sa, io quegli articoli non lo so. Che poi Miura anche ha ispirato tanta di quella roba, ha ispirato Miura. Alla fine mi è piaciuto un casino il post che ha scritto il creatore di Hajime no Ippo. Chi non avesse mai letto Hajime no Ippo lo faccia perché è veramente un manga bellissimo. Che ha fatto vedere tipo un disegno che gli aveva fatto Miura a inizio carriera. Mamma mia. Ve lo consiglio quello, ecco. Assolutamente, guardate Hajime no Ippo come fumetto, se vi piacerebbe qualcosa di interessante. Forse il fumetto di sport più bello che c'è, se devo essere sincero. Io non sono tanto per quelli sportivi, ma quello è fatto veramente bene. No, ma mettiamone qualcuno in più. Sì, ah, sì. Oh, sì, solo. Così poco danno? Ma io gli avrei fatto fare un altro po', io gli avrei fatto fare. Sì, perché così poco? Ma io fanculo. Perché limitarci a quel poco danno quando possono fare 6 milioni? Comunque, stavo dicendo, chi consiglio assolutamente come fumetto Hajime no Ippo, uno dei fumetti più belli di sempre. Appunto, vabbè, di box, però è fatto veramente da di. Ah, è vero, hanno messo questo. Ok, nice. Giusto. L'ho ucciso, non è ucciso il scritto danno. Grazie per le hitbox. Ah, e poi Hajime no Ippo tipo è tipo al secondo posto, se non sbaglio, dei fumetti più lunghi di tutti i tempi. Era al secondo o al terzo posto. Cioè, se voi vi spaventate di One Piece, non avete visto quello. 1200 capitoli ancora in corso, che ogni tanto lo leggo, ma no, no, non sono molto, diciamo, no. Dio, buono. Oh, voi che cazzo ci fate qua sotto voi? Ovviamente ci sono 18.000 ragni. Al primo, se non è cambiata, ragazzi, non vi dico chi cazzo c'è. Cioè, al primo posto come fumetto più lunghi di tutti i tempi, quando guardai la lista, c'era il Detective Conan. Detective Conan Super 1500 capitoli. Detective Conan. No, ma Hero Academia è arrivato all'ultima serie, hanno detto. Ho già detto che è il capitolo finale ormai. Hero Academia. Detective Conan. Più di 1500 capitoli. E lui è ancora bambino, per chi interessasse la cosa. Dico, non credo che si possa definire spoiler, sto. Lui è ancora un bambino. 1500 capitoli dentro la storia. Infinito, Detective Conan, infinito. Che poi, a quanto pare, solo a me faceva cagare. Ovviamente questo sul. Oddio. Ovviamente quello davanti alla scala, perché non ti devono permettere di lasciare. Ah sì? Allora provo.
Allora, metto la torcia. Ovviamente l'hanno messo davanti alla scala così non può lasciare. Buon vecchio Detective Conan, 1500 capitoli, non so neanche da quanti anni si vada avanti come fumetto. Sì. Incredibile. Io quando l'ho visto dissi no, non ci credo. E poi forse c'è One Piece. Ovviamente. Forse One Piece, forse. Non ne sono sicuro. Usiamo la torcia, non, sinceramente a cosa la torcia non la sapevo neanche. O non me la ricordavo, probabilmente non me la ricordavo. Vai, c'ho 7 anni di cose da farfalla, bella. Vai. Ovviamente il tizio davanti alla scala. Dark Souls 2. Ah, 1056, no, io mi ricordavo che era sui 1005. È al primo posto, sono abbastanza sicuro. Vado a controllare dopo. Però era lì. Era là sopra lì. Quando guardai la lì e la lista dei tempi adesso non mi ricordo neanche più. Comunque c'era una Jimeno Hippo e Detective Conan in cima. Ma questo non si spaventa. Ah, è vero, non attaccano. Figata, ok. Wii, wii. Ah, ok. Ah, vediamo un po'. Fammi vedere la lista che mi ha dato. Che non l'ho vista più per anni adesso. Vediamo un po' com'era. Magari mi ricordo anche male. Allora mi sono sbagliato, no? Non è Detective Conan. Hanno detto una cazzata allora. Avevo visto una. Se, allora ho visto una. Una lista farlocca, avevo visto allora. Bachi sono così tanti, Bachi. No, 1227. Bachi 1227. Vabbè, Bachi c'ha tipo quattro serie differenti alla fine, se conti, quindi ci sta. Ci sta, ci sta. Allora ho visto una serie fa. Una linea. Una. Come cazzo si chiama farlocca, quella che ho visto io. Dov'è che si scendeva qua? Non mi ricordo più dove cazzo si scendeva. Ah, di qua, ecco qua. No, 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 ci sono loro! No! Io buono. Li avranno messi di sicuro per la questione delle. Che fai scappare i ragni con le torce, allora per farti rompere i coglioni da qualche nemico hanno messo ste teste di cazzo. Scommetto i soldi, guarda. Perché sotto c'è un frammento sotto lì, però lo vedrò dopo. No, sarei voluto andare a prendere i frammenti quando ero offline, ma poi non ho più giocato. Questa settimana non ho fatto un cazzo. Golgo Tirtin, non ho mai visto che manga è Golgo Tirtin comunque. Vabbè che poi non ho prima. Ah. No, e poi non ho più visto manga. Non ho più visto tanti manga in generale. Togliti dal cazzo da qua, grazie. Togliti da qua, grazie. Sazai, cos'è Sazai? Non so neanche cosa sia. Sono una marca, una manica di chi non li conosco. No, comunque stavo dicendo prima. Sì, guarda, sai cos'è My Hero Academia? My Hero Academia anch'io ho perso interesse, forse l'avevo già detto. Però voglio vedere dove va a parare più che altro. Cioè non è per in sé il fumetto. Voglio vedere dove va a parare. Sinceramente non mi interessa più di tanto neanche a me. Quando avrò visto come va a finire, poi sarò a posto così. Sì, saltiamo il video perché non mi interessa. Ah no, ci sono. Cosa ci fanno questi qua? Perché ci sono questi qua? Ok, facciamo così. Vabbè, tanti danni ne faccio.
Anche questa ha una carica, ok, non me lo ricordavo. Ok. Anche questa ha una carica, perfetto. Ah, però aspetta, mi pare che c'ha il doppio, la faccia da culo questo, aspetta. Sì. Quanto? Ma My Hero Academia è carino. È carino, l'ho detto. All'inizio mi piaceva un casino. All'inizio mi piaceva un casino, all'inizio. Davvero tanto. Poi, boh, ma ho perso interesse. Ma era, a me all'inizio, non so perché ho perso interesse alla fine. Lo stavo seguendo bene, me l'ho messo anche a seguire le puntate, poi dopo mi ha rotto il cazzo. Ma all'improvviso, eh. È carino, per me ci sta bene, per me, non so. Per me ci sta bene. Però non è una roba che non vedo l'ora che esca, capito? Cioè, proprio mi lascia. Lo leggo quando c'è il capitolo, appunto. Niente di più. Ah, è vero che questo ragno. È vero che nel GP. È perché il. Come si chiama? Come cazzo si chiama? Il corrotto nelle profondità ti droppa l'anima di Nito. Ti droppava tipo. L'anima di Nito, non so perché è così a caso. Forse perché si assomigliano, boh, non so. Quello nella gola. Sì, questo qua dobbiamo fisciare il laser comunque, questo boss è vero. Mi pare che nel gioco base i ragnetti in più arrivassero in NG Plus. Arrivassero. Ti puoi togliere dal cazzo, grazie. Cerchiamo di passare. Ehi. Sì, domani, grazie. Guarda, fai meglio a leggerti Full Metal Alchemist, sinceramente. Ok, va bene. Cos'è qua? Ok, il laser, perfetto questo. Il boss che dovevi fare avanti e indietro. Cosa? Ah, saltava, non mi ricordavo che saltasse. No, ho visto quanto mi ha tolto prima. No. Rotola. Oddio, non so come ha fatto a non prendermi, di solito le hitbox di merda. Ok, ovviamente i danni non li faccio. Ma il laser non lo fa più. Sto andando a caso, non so cosa sta facendo. Cosa sta facendo? Non so come fa a non prendermi in sti casi, non so. Ah, scusa, va in berserk qua. Ma non devo dire quella parola in questi giorni qua. Sennò mi viene la tristezza. Era 15 anni che seguivo berserk, porca puttana. Anzi, più di 15. No, 15 anni, sì, è tutto quello che ho iniziato. Devo pregare l'RNG che non mi prenda sto attacco o... cioè come cazzo, oh, non so perché prima sono morto, ho meno vita, ok, madonna che boss di merda, oddio, ah, si devo pregare l'RNG che non mi prenda questi salti, che non so perché si è messo a spammare per qualche ragione. Ok, che basta.
Vabbè. No, veramente è una boss fight davvero anti... Ragazzi, ma lo vedete quel tizio lì? Sta seduto a mezz'aria. Cos'è? Sta facendo Michael Jackson adesso. Ah, che poi bisogna prendere l'anima, non sbagliamo. Perché? Non so perché. Come sta camminando? Si è cagato addosso. Oh. Vabbè, andiamo. Cioè, sono rimasto abbastanza incantato da quello. Andiamo. Pessimo, pessimo veramente. Ah, poi c'è sto cazzone. Scusa, tizio, devi morire perché abbiamo lo stesso vestito. Vabbè, robacce, robacce, robacce. Qua non ci doveva essere Vengal. L'ha spostato? No, va. No, che me ne freghi qualcosa. No, non provate a paragonare Berserk all'attacco dei giganti, guarda. Ban proprio. Ban. Ban. Fumetto schifoso. No, vuole prendere in giro, vuole prendere in giro. Non lo intende sul serio. No, destrezza no. Piuttosto la forza prima. Ok. Bene, abbiamo fatto 3 dei 4 stronzi, essenzialmente. Questa ancora non vende i pezzi di Titanite, ottimo, proprio quello che speravo. Qua, questo non c'ha un cazzo, no? Questo è povero come la merda. No, questo non mi serve niente, no? Sai cosa sarebbe buono comprare, che non ci ho pensato prima? Sarebbe buono comprare l'anello del gatto. Ovviamente farò anche DLC. A che livello sto? Che ne sono? Mezzanotte, continuo ancora un pochettino. Sono a livello 109 con 1.800.000 di cosa. Adesso spendo un po' di anime, compro l'anello del gatto. No, guarda quanti cose dire ancora c'ho. Andrò, facciamo Forte Ferro per fare, se vogliamo fare qualche PvP. Madonna, che cosa brutta che ho sentito dell'attacco dei giganti. Metterlo con JoJo è veramente... Allora, qui soggetto... Riduce i danni a caduta. Yes. Yes, questo sì. Questi li prendo. Questi li prendo, questi li prendo. Ok, sì. Più che altro non voglio prendere le scale di sto stronzo, capito? Più che farmerai... Ah, il re dei giganti. No, no, non lo farmo, non lo farmo. No, non lo farmo. No, no, voglio fare... Oh, guarda, c'è la tizia. Voglio fare il gioco pulito, essenzialmente. A parte il fatto che se vuoi puoi anche farmare il vecchio re di ferro. Forse è ancora più facile del re dei giganti. Ah no, però no, nel vecchio re di ferro non trovi il... non trovi il falò ascetico per farmarlo. Cos'è questo? Ah, potenza ferma più, non so, quanto il cazzo. No, dove potevi farlo solo con il re dei giganti. Sinceramente non lo so, sai, se esiste un manga del genere. Non lo so. Guarda caso su YouTube in sto periodo mi sta continuando a consigliare tipo video del come cazzo si chiama, di Hunter x Hunter, mi sta continuando a consigliare. Ma una barca mi sta consigliando, non so perché.
Ma dispiace Lucis, ma anche no. Ma anche no proprio. So se dici sul serio per sgamare, ma anche no, grazie. Attacco dei giganti è una tristezza che non so come cazzo si fa. Guarda. Perché non parla? Perché non sono umano, penso, vero? Perché non posso invadere? Non posso invadere se ho ucciso il boss della zona? No, posso invadere. Perché sono in NG Plus, mi sa. No, l'altra volta ero nel patto dei campioni invaso, l'altra volta, o no? Sì. No, l'altra volta ero sempre nel patto invaso. Vediamo. Vedi, segno rosso lo posso piazzare. No, no, non sono invaso, sono qua. Posso piazzare il segno rosso. Perché ammazzo il boss e non posso più. Allora. Ah, provo a bruciare un effigie, aspetta. Tu che cazzo di aggro hai? Non lo so, provo a bruciare un effigie, aspetta. Annulla l'effetto dell'effigie. Perché? Sta cosa? No, non ho capito questa, perché? Ah, ok, ho capito, che stronzo. Scusami. Se io voglio invadere non posso, cioè, non ho capito. Cioè, devo annullare io l'effetto? Vabbè. Ok. Ah, guarda che ho beccato al primo. Ah, ma che serve la meccanica? Che arma è quella? Ah, quella del DLC, aspetta, sì, ho capito quella. Ho capito quella, sì. Sì, la ricordo. Madonna. Che male. Che male. Io non riesco a fare l'attacco in salto, ci credi? Oh, non riesce a fare. Proviamoci. Oh, nice. Ci ho provato. Madonna, che botto. No, mi dispiace. Ma non mi ricrederò mai, Xenos. Mai nella vita. Ma vai a di vita proprio. Cioè, l'attacco di giganti è una cagata che. Dirò a vita che non esiste una cosa del genere. Sì, quella è la spada del Re d'Avorio, una figata quell'arma lì. Una figata. Mo' metto il segno rosso, dai. Voglio anche invadere un po' di gente random, però metto il segno rosso adesso, dai. Ah, lo sapevo che era lì. No, non lo so, ho avuto la sensazione. Sempre. Sempre sta cazzata, sempre. Me ne vado, se non muore me ne vado. Sempre, sempre. Madonna, che sistema di mira di merda in sto gioco. Madonna, ma mio Dio, ma quanto è legnosa la mira di sto gioco. Ho finito le frecce. Me ne vado. Ah, il gemma è ridioso. Ok, me ne vado. Me lo ricordo anche ai tempi sta cosa. Si mettevano tutti là sopra, tutti. Me ne ricordo anche ai tempi. Me la ricordo anche ai tempi sta cosa. Sì, la spada d'avorio è bellissima, ma mi pare non puoi parriarla perché è un ultra spadone e ti spaccava anche attraverso lo scudo, ti spaccava. Porca troia.
Ma ricordo quella dell'olio, minchia. No, aspetta, aspetta. Oh, Maria, ho beccato David. Mi sa che siamo noi tre, io, David e Vushu, e poi il testa di cazzo che sta sulla roba in fondo lì. Che brutta sta rotolata che... So. Mi credi che io sto cercando di fare un attacco in salto di merda e non ci riesco? Io sto solo cercando di fare un attacco in salto su sto gioco, davvero. Ah! Bah, sono contento, sono contento. Sono contento adesso, basta, va bene. Madonna che schivata che ho fatto. Ok, va bene. Voglio fare un attacco in salto, non è difficile. Oddio! Oddio. Ok. Voglio solo fare un attacco in salto, il gioco. Ci ho provato. Non è che ho molte opzioni d'attacco in sto gioco. Non è che... Ma stai laggando, David, o sono io che ho problemi? Oh. Ho scambiato pratica. Sì, attacco in salto e vai, bella. Ci abbiamo fatto. Cosa è questo gioco? Il backstep quanto è forte su sto gioco. No, pensavo fosse un attacco. Anche questo è un attacco. Ok. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh no, pensavo di averlo ucciso. No, viene tipo se vai via troppe volte mi pare... Come si chiama? Ti fa una specie di mini ban... Ti fa una specie di mini ban del cazzo, una roba del genere. Proviamo a evocare Serena qua, non so che cazzo sia. Ti fa una specie di mini ban, non so perché. Sì, stranamente non ha... Almeno io non ho preso Hit Fantasma in questa partita, che già è... È una cosa buona. No, non so cosa è successo. Non ho preso Hit Fantasma. Ok. Ok, grazie. Qua, a che livello è sto tizio? Ah, ecco qua. Ah, sì. Oh yeah, baby. Ah, oh yeah, baby. Questo voleva dire. Ok, no. No, ok, no, 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 ok, no. Ok. No, grazie. No, grazie. No. Oh yeah, baby. Questo era il bello di Exos. Mega tank che spamma in R1, non li... Con la spada lunga e zero di danno subito, perfetto. No, grazie, ma no, grazie. Oh yeah. Metto il segno rosso adesso.
Ok. Non posso piazzare il segno rosso perché... Non lo so. Ok, proviamo a tornare. Aspetta. Devo annullare ancora l'effetto dell'effigie? Ah, perché sono morto, vero? Aspetta. Ok, giusto. Non lo so. Sai, non mi sembrava di essere. Ok, comunque non evochiamo più nessuno dall'online. Piazzo il segno qua. Assolutamente no. Perché ho visto. Quella mi pare che era la spada, quella dei cavalieri, quella che avevo fatto io il. Era forse la spada dei cavalieri, quella che ho fatto io il video, che la usavo per praticamente uccidere tutti in 6 secondi. Quella spada lì. Ah, giusto, giusto. Ah, vabbè, sono stato evocato. Okay. Giusto, l'anello. Vabbè, dopo mettiamo. Ma Ryan! Ah. Era bello, quello spadone lì mi piaceva un casino, lo spadone dei Valkyrie. Che, no, nel 3 si chiamava spadone dei Valkyrie, come, non mi ricordo come si chiamasse qua. Ok, non so. Stavo facendo attacco. Oh, non. Non ho ben capito. Mi sai, cioè. C'ho io problemi di connessione, non so. Stavo facendo attacco. Ok. Boia te. No. Ok, bello. GG. Ok. Veramente? Ah, è vero, ecco perché facevo meno danni, non me ne ero accorto. Mi ero spostato l'arma, ecco perché. Ecco perché facevo meno danni. Ok, buono. Sebastian, quanto cazzo l'ho cambiato? No, non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto, figurati. Dai, faccio ancora un paio, poi vado leggermente avanti e poi chiudiamo qua, che sono già mezzanotte e mezza. Ho fatto stasera la live un po' più tardi, tanto so, domani esco e so che tornerò come un cadavere, non avrò voglia di fare un cazzo. Se no poi mi invade, insomma. E no, Cyberpunk l'ho detto prima, non ci ho giocato perché... Era talmente tanto buggato che non me lo sono voluto rovinare, sinceramente, tutto qua. Quindi per adesso nulla, cioè, era impossibile, cioè, cerco sempre di non farmi spoiler sulle cose che mi interesse, che non mi interessa. Cioè, scusa, cerco sempre di non fare spoiler sulle cose che mi interessano, però apri un mezzo video su YouTube e c'è un bug, anche sui video che non sono incentrati sul fatto che ha bug, quindi capisci che non è proprio ideale giocare quel gioco. Cos'è che è? Ah, che cazzo. Secondo me mi spacchi il culo col pugnale. Ah, adesso i danni ci sono un po' di più. No, sai che non riesco. Ok. No! No, vabbè, quell'anello. Anello del disagio.
Guarda te, guarda le hitbox di sto gioco, non ci siamo colpiti nessuno dei due, ma che cazzo? L'anello del disagio, l'anello del sole. Ok, giuro su Dio, non me l'aspettavo questa, non so perché. No, no, no. No, non lo so, non ho visto, non so neanche bene la trama, sinceramente, non so un cazzo. Preferito non guardare nulla. Ho preferito veramente non guardare nulla, ma so solo che è pieno di bug, appunto, niente di più. Ma è proprio per me, ho preferito non guardare nulla così. Vabbè, grazie Crimson. E ci proviamo. Diciamo, ogni tanto sì, ci mettiamo un po' a parlare, alla fine ci sta. Oddio, armatura del giullare. Oddio, sto cos'è? Stocco, non so cosa sia. Oh, sì, ok. Si curerà 56 volte sto tizio. Già lo so. Mi puoi fare un attacco in... Ok, no. Pensavo quasi. Ah, sì, cioè l'arena, sì, ci andremo di sicuro all'arena, figurati. Ci andremo di sicuro all'arena. Oh, se ci andiamo all'arena. Secondo me, io scommetto 3 match. Io scommetto 3 match e trovo armi invisibili contro. 2 match e trovo stocco contro. Perché l'arena sia il covo peggiore di tryhard l'ultima volta che ho provato. Sì, ma anche la meccanica di uccido tanti nemici. Anche la meccanica di uccido tanti nemici e spariscono, cioè cozza praticamente con tutte le altre meccaniche del gioco messe insieme, no? Non l'ho mai capita la cosa. Allora, tu mi fai un gioco che ogni volta che muoio perdo HP, cioè parto con meno HP. Ok. Allora, poche parole. Allora, tu mi fai. Mi sei scordato il joystick. Ok. Tu mi fai un gioco in cui io ogni volta che muoio perdo una parte di HP perché mi vuoi punire. Però al tempo stesso io continuando a morire, continuo ad ammazzare nemici e tu mi fai scomparire nemici. Quindi io perdo HP, ma poi affronto meno nemici in quella determinata zona. Giusto, ah, io ho ancora l'anello del vincolo, figurati. Cioè, la meccanica cozza. Poi mi dici, devi farmare. Però, se ammazzo troppe volte lo stesso nemico, non posso più farmare perché il nemico non compare più. E allora, cioè, non capisco. Cioè, cosa vuoi, tu, gioco, cosa vuoi che io faccia? La vera domanda per me. Cioè, vuoi rendermela più difficile o vuoi rendermela più facile? Cioè, non capisco. Non lo capisco sto gioco. Sembra che abbia meccaniche a caso. Vai, con la gente tutta a 99, poi guarda, non mi aspetto altro. Solo il minimo la gente con tutta a 99. Allora, qua c'è il boss di merda, quello che è veramente di merda. Ah, è qua che compare il tizio che puoi farmare per... che puoi farmare... Io qua ho farmato il tizio per le pietre meravigliose. Qui lo farmai. Sì. Qua. Ah, forse in Energy Plus appare. Oh, Medsan. La run su Bloodborne lo farò quando uscirà per PC, molto 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 volentieri, davvero. Che finalmente potrei provarlo online, quindi la farei molto volentieri. Sì, hai, allora tu mi vuoi far farmare, allora, cioè, tutto il cozzamento delle meccaniche. Allora, come ho detto, cioè tu mi metti meno vita quando respawno, ok. Poi, però se ammazzo tanti nemici,
Oddio, che male. Se ammazzo tanti nemici, smettono di respawnare. E ok. Madonna, le hitbox. Se ammazzo tanti nemici, smettono di respawnare. Poi però mi fai che praticamente qualsiasi arma del gioco ha un drop rate del 2%. Quindi vuoi che io ammazzi più nemici. Però non vuoi farmi ammazzare più nemici, quindi me li fai... Le hitbox, Dio buono le hitbox. No, probabile che faranno un porting di merda sul PC, è probabile. Aspettiamo i mod. Questi non sanno lavorare sul PC. Cioè, alla fine tutte le meccaniche di sto gioco cozzano tra di loro. Tutte, dalla prima all'ultima. Sì, questo... Anche sto boss, difficile perché sono tanti, ok, cioè questi sono i problemi. Guarda sto gioco, cioè questo è il problema di sto gioco, questo che non hanno mai sistemato, cioè devo per forza andare con questo che è un attacco lento e mi prendo colpi perché devo andare con un attacco lento. Guarda, orco 2, guarda. Come cazzo si fa a difendere sto gioco? Ora io me lo chiederò sempre. Sì, vai, io ne metterei altri due così. Mi sembra un po' pochi sti rank. Mi sembrano un po' pochi, From. Io ne avrei messi altri 6, 7. Come vorrei poter attaccare il nemico come voglio io. Proviamo a mettere così con i pugni. Ok, così li piglio, dai. Ok, così li possiamo prendere, va bene, dai, va bene, una possibilità. Sì, io stavo guardando a sinistra. Puntami il nemico a destra, perché io ovviamente volevo guardare a destra, stavo guardando a sinistra. Ci ho colpito quello a sinistra, ma ho colpito quello a destra. Oh, siamo riusciti a far uscire il boss di merda. Dov'è quello col Moikang? Ah, eccolo lì, questo è lo stronzo. Perché mi togli il puntamento su questo? Ok. Inutile dire che questi saranno infiniti. Oddio, il... Muori. Mio Dio, cazzo di hitbox! Cos'è? È vero, i persecutori che fino a fa... ovviamente il boss non è morto, ovviamente. Sì, questo gioco se farmavi gli incensi potevi utilizzare... Cioè c'era gente che c'era tipo... Io mi ricordo c'era un video... Non c'era un video di uno youtuber che aveva farmato tipo tutti gli incensi e aveva tutti... Come si chiama? Tutti gli incantesimi che costavano uno e poteva utilizzarli tutti. Una roba del genere, che cazzo. Ma sai cos'è? A volte non è sempre questione di danno, cioè è questione che poi inculi l'avversario a pensare che tu c'hai una determinata cosa quando poi non è quella. E ti metti in una situazione di vantaggio, alla fine è più utility. Che cazzo, cioè. O ti fai un personaggio in una maniera o nell'altra. Mm.
Poi comunque fai meno danno, ma oddio, cioè, in questo gioco con gli anelli e cose, quella magia, cazzo, si fa male. Allora. Oddio, che cazzo di cosa, allora. Dov'è il tizio? Dietro di me, vero? Sì, dietro di me. Ho colpito il topo dietro di me, ho colpito. Come ho fatto a colpire il topo dietro? No, va, che è un boss di merda, ma vaffanculo, va. Togli te, coglioni. Coda di topo. Ma questo è il patto più stupido che esista. Via, andiamocene. Arriviamo nelle profondità e poi chiudiamo qua, perché basta. Ma guarda, misti. Quanto sono in live? Un paio d'orette, Crispy. Questi qua. Vorrei vedere il boss della gola quanto tempo mi ci vorrà. Ma quasi quasi lo vado a uccidere. Quanto cazzo. Quanto ci vuole? Se rascio dovrei arrivarci in fretta col boss. Se rascio. Secondo me ci arrivo in fretta se rascio. Proviamo a fare il salto. Io provo a fare il salto, vado a morire. Nice! Ce l'ho fatta. Bitch. Un paio d'orette comunque. Artiglio della cenere. Che cazzo è l'artiglio della cenere? Un anello? Ah, sì. Aumenta la resistenza a pietrificazione. No, grazie. Qua cosa c'era? Ah già, era la strada come avrei dovuto farlo, ok. Rimettiamo l'anello del gatto per evitare danni inutili. O almeno una parte di danni inutili. Sì, la strada dovrei ricordarmela. Dovrei. Qua arrivano le mummie di merda, qua sì. Cerchiamo di evitarle. Questo? Cazzo, ci fai quasi? Ho sbagliato. Ho già sbagliato strada. Sei ore per aprire uno screen. Avanti dai coglioni. 6 ore per aprire lo screen. Ok, allora. Dovrei riuscire a farcela la strada. Ah, buono, questa mi serve. Buono, buono. Questa è buona. Nice. Nice. Ho fatto bene qua. Qua ho fatto bene. No, poi veramente mi metterò offline, prendo anche i frammenti di Estus e le cose. Questi possiamo evitarli. Questi possiamo evitarli. Sì. Questa possiamo fare così. Oh. Non sono morto? Wow. Miglioramenti, wow. Nice. Dovrei ricordarmi la strada di gatto. Ah sì, hanno quello spadone lì. Equivalente. Allora. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Qua c'è il falò. Ho visto il falò là sotto, porca troia. Ok, dai. Sì, comunque questo gioco alla fine non hai le fiaschette, però tanto c'hai tutte le cazzo di gemmine, le cose. Alla fine non ne senti neanche la mancanza. Sono lente le gemmine, quello sì, però porca puttana. Quanta vita ti recuperano se te ne spammi due insieme. Bevi, bevi. Madonna, grazie anello del gatto. Con l'anello del gatto ho preso tutti quei danni comunque. Incredibile.
Porca puttana, che male. Sì, alla fine, perché ti prendi queste cazzo di gemmine piccole, te ne spammi due e hai una rigenerazione della vita della Madonna, essenzialmente. Vaffanculo. È l'alfa, lo vedo. Ah, vedi, ma vedi che dovevo cadere qua. Però devo essere sincero, non mi ricordo la zona. Sa che... Sì, ma non solo devi vincerne 500, se non mi sbaglio. Dovevi vincerne 500, ma tipo se perdevi una... No, non c'era tipo la cosa per accendere la torcia, al falò? Ah, ecco, vedi. Non era solo vincerne 500, ma se ne perdevi qualcuna mi pare che scendevi indietro nel rank dell'arena. Una roba di questo genere. Au. Ah, sì, qua mi ricordo di andare sul ponte. Ok, sì, poi salivo qua sopra. L'ho fatta 10.000 volte sta zona di merda. Dovrei ricordarmela. Mi sono perso. Mi sono perso. Non era da salire qua, no, no, non era da salire qua. No, non era da salire qua, non era da scendere qua. Ma forse non... Ma dai, ah sì. L'unico buco. No, ma la faccio appena finisco questa. La run di Dark Souls 3. L'alternerò a un po' di PvP sull'1. Ah, 10? Mica, ho perso così tante di fiaschette. Veramente? Sì, era il torneo. Sì, ok. Era qua, sì, devo andare di qua. Arrivano i due stronzi, ok. Qua. Era di qua, poi c'era quella specie di cane o che cazzo è che ti attacca a caso. Qua ci doveva essere una scala. Mi prendono i vasi, ovviamente. Qua c'era... Che i vasi ti stunnano i vasi. Per ragioni. Un vaso ti stunna per qualche ragione. C'era quest'altro ponte, sì, me lo ricordo. Qua c'era qualche buco nel pavimento che dovevo evitare, ma che non capisci che è un buco nel pavimento. Ah, ecco la mummia, sì, giusto, perfetto, nice. Ti stunna un vaso per spruzzarti un po' d'acqua. Fatta 1.000 volte anch'io sta zona di merda, vabbè. Alla fine dai, l'ho trovata la strada, rompete i coglioni, l'ho trovata la strada. Ah sì. L'ho trovata, vabbè, presa. Come odio sto gioco di merda. Veramente come odio sto gioco di merda. Cioè, ora ditemi voi come cazzo schivi quella cosa. Se voi, uno mi dice come si schiva quella cosa, cioè come puoi reagire a una cosa del genere, ditemelo voi come si può reagire a una cosa di quel tipo. Cioè, come si reagisce, come fai? Cioè, che dici, sì, devo schivare adesso. Ma porca troia questo gioco, guarda. Ma vaffanculo sti vasi pure. Qua c'era una scala che ti portava giù facile, puttana troia, non mi ricordo qual è. Forse qua. Sì, no. Sì, ho trovato, è questa. Sì, era questa, vaffanculo.
No, scusatemi. No, scusa, io quando ho perso tutta la mia vita. Dov'è che ho perso tutta la mia vita? No, no, non ho capito. Dopo me la vado a riguardare sta cosa. No, no, giuro, io non ho visto dove ho perso tutti gli HP. Frecce, che frecce? C'hanno delle frecce? Che frecce? Come? Ti fa sentire vecchio? Oh mio Dio, non me lo dire così, cazzo. No, mio Dio, non me lo dire così, porca puttana. Oh, Madonna. Mica sai una cosa che mi fa sentire veramente un vecchio? Ma veramente vecchio da far schifo? La pubblicità del mercatone dell'arredamento. La pubblicità del maledetto mercatone dell'arredamento. Voi non avete idea di quanto mi sento una merda. Mi sento vecchio da far schifo quando vedo quello. Quanto mi... Quanto mi ha tolto quel tizio? Che cazzo è stato? No, ferma, bro. Quanto mi ha tolto? No, io mi sento quando io sento il mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco. Quando io sento è il mercatone, io muoio dentro quando sento quella pubblicità. Muoio quando sento quel cazzo del mercatone dell'arredamento. Difficile. È una pubblicità che fanno dalle mie parti. Non so in che zona siete voi che se la fanno. Cristo santo. Sì, aspetta, prima vado a riparare tutta la roba. Ah, ho perso anche tutte le mie anime. Ok, non le vado a riprendere. Non mi seguono. 8 anni che ho fatto video su YouTube. L'ho fatto l'altra volta. Veramente, così tanto tempo è passato. No, davvero. Boiate. Boiate. Così tanto tempo? No. Minchia. Praticamente mi si è rotta solo l'armatura. Tanto già non mi serve un cazzo. Grazie, grazie mille. Troppo, no, veramente troppo gentile. Comunque adesso mi avete fatto venire in mente il mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco, maremma puttana. No, vabbè, troppo così, dai, veramente, troppo gentile. Ah. Basta, non sto in silenzio, mi vergogno. No, dov'è? Sono morto. Did you see this move? What you gonna do, bro? What you gonna do? Migliore i tempi, cazzo. Ma mi ha seguito fino a qua questo? Allora, vabbè. No, dai. Vuoi affrontare il tanco? Non c'è problema. Chi vuole affrontare il tanco? Il tanco è sempre pronto a dominare. Domina. Ah già è vero, questi non mi conviene neanche ammazzarli, aspettate, non mi serve a niente. Adesso non mi serve a niente ucciderli questi.
Cos'è sta scorreggia di danno io fatto? No, vabbè, no, non ne vale la pena adesso, non ne vale la pena adesso. Adesso non serve a niente. Tornerò poi. No, vabbè, dai, non potete dire così, è troppo gentile, davvero. Bello che io iniziai per culo a caso a fare video su YouTube. Che mi si mise... Eh? Bulli dei bambini del bosco, ma che cazzo è? Ovviamente hanno messo un nemico qua. Ah, ciao Aler. Benvenuto. Veramente. Ti spacco come spacco st'umanità. Madonna. No, sai, alla fine Lele mi fece fare il primo video. Mi convinse a fare il primo video su YouTube. Sì, venne a casa mia che mi... Questo è venuto prima qua, sto tizio. Leggenda, sto tizio. Lele mi convinse a fare il primo video su YouTube, perché... Cioè, cos'è che facevo io? Tipo, a volte i miei amici venivano da me e... Come si dice? Mi guardavano giocare a Dark Souls. E allora mi facevano, no, tu devi iniziare a fare video su YouTube, a fare ste minchiate che fai su YouTube, devi iniziare a fare i video così. E mi convinsero a farlo, tipo. Se no... Oh, è stato ucciso! Infatti, che è successo? È morto da solo, va bene. No, ma io e lei giocavamo... Intanto giochiamo insieme a qualcosa adesso. Non più a Dark Souls, perché comunque... Ci giocava così per passare il tempo anche lui, però... Ci divertivamo così. Mio Dio, sta zona. Dio santissimo Dio. Aspettate, eh. Ma è bello che... No, vabbè, mi posso farmare lo spettro rosso così? Seriamente? Anche Zoddo, mica Zoddo. Se Berserk lo continueranno, l'ho detto, guarda, so che magari non c'è, no, io spero di sì. Mi va bene se lo continuano solo se prendono gli iscritti di Miura, i disegni vengono fatti bene, allora mi va bene che lo continuino Berserk, se no meglio che lasciano in computer piuttosto che fare una merda. Piuttosto che fare una zozzeria, meglio che lo lasciano in computer. Se hanno una storia già fatta. Perché, allora, alcuni disegni negli ultimi capitoli non li faceva Miura tutti. Aveva affidato delle cose ad altri, quindi certe tavole non erano tutte sue. E devo dire che chiunque l'avesse sostituito stava facendo un grandissimo lavoro. Stava facendo. Ouch. Ho sbagliato. Quindi, se gli danno a sta persona che l'ha sostituito, gli fanno fare continuare a fare il lavoro e. Ha la storia già pronta? Bene. Allora se ne parla. Se no, meglio che lasciano così e basta. Perché... Perché per me Berserk è tanto. Cioè, io lo leggevo... E anche un po' tipo amicizia con sempre Lele, perché Lele mi fece conoscere Berserk. Quindi un po' anche un po' quello, no? Perché me lo ricordo che lui praticamente non prendeva il fumetto, ma a volte, che ne so, addio c'è Ira dei Dei, e si scansionava tutte le, cioè si stampava a scuola, rubava, non so se a scuola, non so dove, si stampava tutte le pagine del fumetto, tutte, e faceva tipo, cioè, aveva i volumi interi stampati con... Interi proprio, stampati su un foglio grosso per guardare anche meglio i disegni, no?
E me l'aveva portato sull'autobus della scuola. E me lo portò sull'autobus della scuola e me lo fece leggere così, tipo, questi cazzo di disegnoni stampati. E niente, così si Berserk, essenzialmente. Vabbè, Putrid era veramente ridicolo come boss, avremmo potuto farlo anche prima. E c'aveva sto mega volumone tutto stampato così. Oh, oddio. Era una figata. Non so come cazzo li stampasse se. Non so, spero che abbia rubato le fotocopie a scuola, che cazzo ne so. Che non credo che lo facesse a casa. No, no. Io prima non ho mai visto una roba tipo fumetti giapponesi, cose. Sull'autobus della scuola beccai un tizio, che non mi ricordo neanche il nome, chi cazzo fosse. Tipo il massimo del cartone giapponese che visti era, per dire, era Dragon Ball, per dire. E lui mi iniziò a parlare, sto tizio mi parlò di Bleach. E mi parlò di, mi fece vedere tipo sul cellulare un video su. Che cazzo è? Ah, già è vero, c'è sto schifo. Cioè questo è un boss design, questo, cioè questo è un boss design questo. Boss design. Bla 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 bla. E vedete c'era un tizio. Ah, oh, grazie, Caspo. Buonanotte anche a te. Io sono nato a Napoli, ma vivo a Milano adesso. Vivo in provincia di Milano. Quindi questo. Non è che ho proprio un accento, cioè un po' così. C'ho le vocali aperte stile Terrone e poi parlo come la mia. E beh, ovviamente faremo tutti con i Cestus. Le madonne che si tireranno. Cestus e pugni d'osso. E niente, quindi c'era sull'autobus un tizio mi parlò di Bleach. Infatti iniziai a guardare. Forse guardai prima gli episodi, guardai tipo tutti gli episodi di Bleach. E poi. E lei invece di Berserk. Quindi iniziai con Bleach e Berserk che iniziai. Una coppiata strana, essenzialmente. Avevo uno shonen e un seinen. Poi dopo iniziai a guardarmi un po' attorno a altre cose, iniziai a cercare altra roba. Va bene, dai. Chiudiamo, finiamola così. Andiamo ad attivare il. Andiamo ad attivare la zona e poi magari facciamo qualche invasione al castello. Se si può fare al castello, sì, si poteva. Sì, si poteva, si poteva. Andiamo di qua. Guarda come camminano fieri quei cazzo di cose. Cos'è? Mo' mi spendo anche tutte le anime per salire ancora di livello. Così faccio contento chi mi sta seguendo per combattermi. No, Bleach ne avevo parlato l'altra volta. Il problema di Bleach è che l'autore era. Soffriva anche di salute. Kubo. Soffriva tantissimo, aveva problemi di salute vari. Molte volte non ci poteva lavorare e ha avuto un sacco di problemi di salute, Tite Kubo. Poi allora cosa facevano gli editori? Gli rompevano i coglioni gli editori per dire devi fare in fretta, devi fare in fretta. E magari faceva delle parti di merda, essenzialmente. Poi mi pare che lui in un'intervista disse che voleva finire con Aizen. Voleva finire, in realtà voleva finire con Aizen, però l'hanno obbligato ad andare avanti. L'hanno obbligato ad andare avanti. E lui sa, cioè, ora io dico, porco due, a che cazzo serviva avere le anime per sto coso prima che il sentiero crollasse? Se potevo andare a. Vabbè, lasciamo stare. E no. Cos'è che ho fatto? No, 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 esci subito qua. Sì, ma adesso chiudo anch'io, dai. No, 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 no. Ciao, bye. Bye.
Sì, a parte che doveva faticare un botto, poi gli hanno messo la fretta, il finale stava preparando una roba, ma a un certo punto gli editori gli hanno detto: Ciccio, tu chiudi adesso e stai zitto, gli hanno detto essenzialmente, ha fatto un finale di merda. Infatti poi hanno fatto un libro, c'è un libro in cui mettono le... ha messo i bancai, quelli che non ha potuto far vedere nella storia, quindi se vi interessa vedere i bancai c'è quel libro lì. Però vabbè, dai, buona così ragazzi, madonna, io sono a pezzi. Basta così. Quindi, boh, vediamo adesso, la prossima volta penso che farò qualche combattimento su DS1, anche per cazzeggiare un po', per fare due chiacchiere. Anche perché qua non è che posso parlare più di tanto, devo concentrarmi sulla storia che è un macello. Quindi, sì. Quella è la cosa di Bleach. Magari ne parliamo la prossima volta. Facciamo un po' di discorsi vari quando facciamo PvP. Tanto su Dark Souls 1 e PvP non devo neanche concentrarmi più di tanto. Quanto cazzeggio. Vabbè, dai. Quindi, notte a tutti, guaglioni. Boys. E prossima volta sì, penso DS1 perché mi do più un attimo di pausa da sto gioco. Ne ho bisogno. Quindi, ciao a tutti allora.